Dal Quasar Village di Elera di Corciano state per assistere alla 10ª puntata di Studio 90° Lunedì. Sigla! Quasar Village è a Corciano, Perugia, lo shopping village per acquisti, tempo libero e relax, con 60 negozi, aree bambini, campi sportivi, sempre aperto anche la domenica. Il Quasar Village di Corciano è una struttura tra le più complete a livello nazionale e ormai da oltre 10 anni il punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero a Perugia. Quasar Village, lo shopping del futuro e il tuo momento di svago. Vai su quasarvillage.it e scarica l'app del centro. Buonasera, appuntamento festivo di Studio 90° Lunedì, ma noi ci siamo comunque, ci siamo non tutta la squadra perché oggi è assente Stefano Baiani che salutiamo. Andiamo dunque a vedere il parterre, a cominciare dal saluto ad Irene. Ciao Irene. Io, buonasera a tutti. E che ci dirà, non solo vedremo il servizio del settore giovanile tra poco, quello realizzato in settimana, ma poi ci svelerà dove andremo in questa settimana. Pensate, merito sicuramente di Giacomo Bevilacqua, che è un'iniziativa sua, merito delle società, ma per tutto l'anno abbiamo già pieno il carnet di far visita alle società. Invece vado a presentare l'ospite, che è un allenatore esattamente di prima categoria, girone B, l'allenatore del Madonna Alta, Ferro di Cavallo, Alessio Grilli. Ciao, buonasera, Alessio. Buonasera a tutti. Buonasera Alessio. E poi dall'altra parte Giacomo Bevilacqua, naturalmente non ha bisogno di presentazioni. Ah no, sono preoccupato perché quando mi attelli ti elogia vuol dire che ti sta per dare una fregatura. Esatto, quindi stai molto preoccupato. Allora Alessio, non è stata una grande domenica, anche se per poco hai sfiorato l'impresa di recuperare da 4-0 a 4-4. Sì, è stata una domenica un po'... non ci siamo fatti mancare niente, siamo rimasti subito in 10, un primo tempo dove abbiamo perso la testa, poi siamo rientrati in campo probabilmente con la testa libera, perché sul 4-0 c'hai poco da pensare, ma soltanto da provare a fare il tutto per tutto. Abbiamo sfiorato l'impresa, un 4-3 di quelli che potevano rivelarsi qualcosa di la famosa, diciamo, dai, svolta del campionato. No, vabbè, però insomma poteva diventare una domenica dall'inferno al paradiso, però prendiamo quello che è venuto, insomma. E puntiamo sulla prossima, no? Assolutamente. Allora, adesso andiamo subito dentro con le cifre, perché cominciamo dal campionato di Serie D, dove è stata una domenica tutto sommato abbastanza positiva, considerando che l'unica squadra che è stata sconfitta è la Tiferno, che però giocava il derby con il Foligno. A te Irene. Iniziamo con Arezzo Cascina 3-0, Candara Unipomezia 1-1, Flaminia Lornano Badesse 4-1, Pianese Rieti 3-1, Poggi Bonzi Montespaccato 3-0, Pro Livorno Folanica Gavorrano 0-3, San Donato Tavarnelle San Giovannese 5-1, Scandicci Trestina 0-3, Tiferno Foligno 0-1. In classifica con 16 punti in testa c'è Follonica Gavorrano, San Donato Tavarnelle, Poggi Bonzi e Arezzo. 14 punti per Pianese, Tiferno 12, Montespaccato 11, Lornano Badesse 9, 8 punti per Flaminia, Scandicci e Pro Livorno, 7 punti per Trestina, Cannara, Cascina e 5 punti Foligno e Rieti, San Giovannese 3 punti, chiude Unipomezia a 2 punti. Giacomo, ossigeno puro per il Foligno, che compie una grande impresa targata Peluso. Ma guarda, io più che del derby parlerei, siccome ci abbiamo poco tempo, sì, parlerei del Trestina, di questa grande impresa che ha fatto fuori casa, è proprio la bestia nera dello Scandicci. 3 gol, grandissimo gol di Cenerini, 2 bei gol di Kribek. Evidentemente le mie critiche costruttive hanno spronato questo ragazzo che io stimo, Kribek. Quindi, come vedi, Kribek è servito dirti quelle parole la scorsa settimana. Quindi, ottimo. Mi hanno chiamato in parecchi addetti ai lavori di Scandicci per mettere in evidenza questo giovane che io seguo tanto, Lorenzini, classe 2004, il migliore in campo in assoluto. Così mi hanno detto,
più persone, quindi io non posso fare altro che dire sono contento per lui e non è che me nasconde, è un ragazzo su cui io credo molto. Chissà che poi non possa fare il salto a fine stagione. No, magari. Io credo molto perché è un ragazzo che, tra l'altro un 2004, viene dalle giovanili, quindi diciamo tutta un'altra realtà. Tu sai perfettamente, Fabio, che dalle giovanili è una cosa. È come, certo. È come quando uno esce dalle superiori e poi va a fare l'università, è tutta un'altra cosa. Sì, assolutamente. Quindi, sì. Sono contento per Luca che dà questa soddisfazione al Trestina e alla sua famiglia. Bene, allora noi ci fermiamo subito perché poi entreremo con il campionato di eccellenza. Irene. Dal Quasar Village ci fermiamo per pochissimi minuti, a tra poco. Logica è il tuo partner per la gestione dei magazzini. Con la nostra esperienza siamo in grado di gestire completamente il magazzino dalla movimentazione delle merci sino ai carichi. Sinergia, centro medico e fisioterapico, presente a Perugia dal 2006. Offriamo servizi di fisioterapia e riabilitazione, visite specialistiche, esami diagnostici, polisonnografia e un sostegno psicologico per bambini e genitori. Il nostro obiettivo è prenderci cura dei nostri pazienti e soddisfare le loro esigenze, instaurando un rapporto fondato sull'ascolto e sulla fiducia e garantendo qualità elevata e massima assistenza, con il sussidio di tecnologie all'avanguardia che permettono la migliore esperienza di cura con tempi di attesa rapidi. Chiama lo 075 517 2044. A Perugia c'è Anytime Fitness, la palestra dove troverai un ambiente stimolante e dei personal trainer qualificati. Tutti gli associati ottengono consulenza iniziale gratuita e personalizzata. L'iscrizione comprende l'accesso a più di 4.900 palestre in tutto il mondo, aperte H24. Il nostro staff è preparato a sostenerti nel tuo percorso fitness. Ad Anytime Fitness offriamo training e corsi personalizzati assieme agli strumenti giusti per tenerti motivato. Ma Anytime Fitness è anche paddle, l'appassionante sport del momento. Sul suo campo divertenti partite ma anche corsi personalizzati per chi vuole cimentarsi. Vieni in via Sette Valli 300 126 a visitare il nostro club. Chiama il 379 116 9529 per un appuntamento. L'impresa edile Antolini Costruzioni di Tavernelle Perugia conta oltre 30 anni di attività, con competenze tecniche tali da operare in edifici civili e industriali, ma anche rifacimenti, restauri, manutenzioni varie. L'impresa si pone come valido interlocutore per la realizzazione e la vendita di immobili di prestigio destinati a un mercato nazionale ed internazionale. Impresa edile Antolini. Abitare è un atto di suprema ispirazione. Ristorante da Damiano a Bettona, Perugia, situato nella piazza principale accanto al municipio. Presenta un ottimo menù di carne, di pesce, specialità umbre. Servizio rapido e cortese. Ristorante da Damiano Bettona, chiama per prenotare lo 075 98 69 574. Dormi da Re, a Perugia, in via Sette Valli 326/D. Dormi da Re è un'azienda che offre soluzioni per dormire con il massimo comfort. Nel punto vendita di Perugia un'ampia scelta di materassi, reti letto, guanciali e letti, inoltre divani, poltrone relax e sedie ergonomiche. Tutto in un'ottica di orientamento al benessere, non solo durante il riposo ma nella vita quotidiana. Consegna direttamente al cliente capillare assistenza post vendita. Dormi da Re. Devi alzarti ogni mattina con determinazione se vuoi andare a dormire con soddisfazione. L'azienda agricola Poggio Santa Maria nasce da una passione innata per la terra e la natura e dall'intensità dell'amore per questi luoghi. Il nostro progetto è di trasmettere con entusiasmo agli ospiti quelle tradizioni familiari in cui abbiamo sempre creduto, oltre all'amore per questo territorio.
L'agriturismo Poggio Santa Maria si trova su una splendida collina al confine tra Umbria e Toscana e che gode di una stupenda vista sui laghi di Chiusi, Trasimeno e su tutta la Valdichiana senese. Da quest'estate attiva la nuova cantina con sala degustazione e convegni. Una location fantastica dal panorama mozzafiato per degustazione ed eventi indimenticabili. L'azienda agricola Poggio Santa Maria produce olio DOP e vino DOC dalle eccellenti qualità. Siamo attivi su tutta la filiera, dall'attività agricola di coltivazione fino alla commercializzazione del prodotto, direttamente al consumatore. L'azienda agricola Poggio Santa Maria di Massimiliano Marchetti è in via Villa Cartoni 30, Castiglione del Lago, Perugia. Torna a Perugia il vero gusto italiano. Tornano i piaceri della tavola e i sapori della cucina tradizionale. Il ristorante pizzeria La Dolce Vita ti aspetta in via Gerardo Dottori 42. Anche la pizza buona come una volta. Prenota ora un tavolo nella nostra terrazza estiva con vista panoramica su Perugia. Al ristorante pizzeria La Dolce Vita anche gustosissimi piatti a base di pesce fresco. Prenota al 348 15 14 305. Quasar Village è a Corciano, Perugia, lo shopping village per acquisti, tempo libero e relax, con 60 negozi, aree bambini, campi sportivi, sempre aperto anche la domenica. Il Quasar Village di Corciano è una struttura tra le più complete a livello nazionale e ormai da oltre 10 anni il punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero a Perugia. Quasar Village, lo shopping del futuro e il tuo momento di svago. Vai su quasarvillage.it e scarica l'app del centro. Eccoci qua dunque arrivati al momento del campionato di eccellenza, andiamo con i risultati della classifica, poi vedremo un servizio. Angelana Massa Martana 0-0, Castel del Piano Bastia 1-1, Castione del Lago San Sepolcro 0-0, Gualdo Casa Castalda Branca 0-1, Lama Nestor 2-0, Narnese Assisi Subasio 4-0, Olimpia Tirus Sorvietana 1-0, Ponte Valle Cepiel era 0-0, San Sisto Ducato 0-0. In testa c'è l'Orvietana con 29 punti, segue Narnese 28, Lama 22, Branca 21, Ponte Valle Ceppi 20, 17 punti per San Sepolcro, Castiglione del Lago e Massa Martana, 16 punti Bastia, 15 punti per Castel del Piano e Gualdo Casa Castalda, 14 punti Ellera, San Sisto 12, 11 punti per Ducato e Olimpia Tirus, Angelane Assis Subasio 10 punti, chiude la Nestor 7 punti. Bene Irene, allora io direi di andarci a vedere, poi lasciamo a Giacomo il commento, subito il servizio di uno dei big match. Avevamo due servizi in programma, invece ve ne mandiamo uno perché magari qualche presidente pensa che qui giochiamo, stiamo giocando. No, qui siamo persone serie e quindi oggi va solo la partita del Castiglione del Lago. Vediamoci, Castiglione del Lago, San Sepolcro 0-0, il commento Matteo Novelli. Al comunale John Moni di Castiglione del Lago, per il campionato regionale di eccellenza Umbra, va in scena il match tra Castiglione del Lago e San Sepolcro. Settimo minuto, palla messa dentro per il San Sepolcro, deviazione che favorisce Brizzi, che però non riesce a imprimere forza e precisione. Al quarto d'ora si fa avanti il Castiglione. Meoni la mette in aria, trova Braccalenti, che se la porta avanti, finisce per terra. Il risultato è un giallo per simulazione. Al sedicesimo Meoni si fraintende con Rossi e rischiano di combinarla davvero grossa. Al venticinquesimo torna in avanti il San Sepolcro. Mercuri prova un 1-2 con Braccini, gli riesce. Arriva sul fondo, prova a metterla dentro, la palla attraversa tutta l'area, trova Carbonato che col destro al volo la mette alta. Minuto 28, Diomandé trova un pallone perfetto per Braccalenti, che la mette giù bene, ma una volta davanti al portiere scivola e spreca l'occasione. Minuto 33, palla per Quadroni, che prova a metterla dentro, la respinge la difesa, la palla torna a Quadroni e se la sposta, alza la testa, prova la conclusione della distanza, bravissimo Rossi che riesce a deviarla sulla traversa e la palla finisce in angolo. Al 45esimo è ancora il San Sepolcro a tenere in mano il pallino del gioco.
Grande avanzata sulla fascia. Braccini la mette in mezzo, la palla attraversa tutta l'area e nessuno riesce a metterla dentro. Il secondo tempo riparte come era finito il primo. Occasioni, ma tanta imprecisione sotto porta. Al sesto, Mercuri porta avanti palla, poi si gira, serve Braccini che arriva sulla fascia. Braccini aspetta il momento giusto, trova un ottimo cross, ma Brizzi arriva con un attimo di ritardo. Quarto d'ora della ripresa, grande apertura sulla destra per Braccini, che se la porta sul sinistro, entra in area, prova la conclusione e la palla c'entra in pieno il palo. Al 31esimo è D'Urso che prova a districarsi, alza la testa, prova la conclusione di sinistro, ma la palla finisce debole a lato. Al 36esimo Braccini prova il cross, ne esce quasi un tiro, bravo Rossi a metterla in angolo. 44esimo minuto, angolo a favore del Sansepolcro, la palla viene ribattuta fuori dall'area, dove arriva Bartolo col destro, che però è molto molto impreciso. Sul finale è sempre il Sansepolcro che prova a trovare il gol del vantaggio. Rimane molto sulla difensiva il Castiglione. Sansepolcro che paga sicuramente le imprecisioni sotto porta, ma tra i migliori del Castiglione spunta sicuramente Rossi, che si è dimostrato sempre sicuro in ogni uscita. Castiglione che probabilmente paga anche la stanchezza dovuta alla rosa estremamente corta in questo momento dell'anno. Allora, per quanto riguarda lo spirito che ci ha avuto la squadra, è un commento positivo. Per quanto riguarda il gioco, ancora non è del tutto positivo, perché siamo in una situazione, sento tante squadre che sono in difficoltà per gli infortuni, per queste cose, e non è un alibi, è la realtà. Se uno guarda poi anche i giocatori che hanno giocato oggi, hanno stretti i denti, non si sono mai allenati tutta la settimana, quindi c'è da fargli un applauso per l'impegno, anche perché giocare contro Sansepolcro non era facile, è una squadra che la settimana passata ha messo in notevole difficoltà l'Arnese, una squadra composta da ottimi giocatori, soprattutto giovani bravi del settore giovanile loro, un allenatore bravo, quindi non era facile, però sono contento dello spirito, naturalmente questa deve essere la base, poi dopo speriamo che con il rientro di giocatori importanti, questa è una squadra che sicuramente se la potrà giocare a viso aperto con tutte, però in questo momento soprattutto mancanze come Fiorucci, mancanze come Lignani, Gabrielli rientra da 2 mesi di stop, non si allena mai con la squadra, fa sempre differenziale davanti, senza Bianconi, senza Sacco, insomma è encomiabile l'impegno dei ragazzi, questo è lo spirito giusto. Poi quando rientrano tutti gli altri dobbiamo avere la pazienza di aspettare, di recuperare tutti gli effettivi, ecco, però il commento per oggi è positivo. Ma è stata una partita difficile, una partita anche sporca in certi momenti, perché la palla, diciamo, non è stata magari uscita bene, però è una partita dove ci abbiamo creduto fino alla fine, ci abbiamo provato, poi non so se abbiamo preso 2 palle in traversa, scheggiati, insomma, la squadra ha prodotto, siamo molto rimaneggiati, ma mi piace molto lo spirito di questa squadra, quindi accetto il pari e vado avanti. Eccoci qua Giacomo, è tutto tuo il proscenio dopo questo 0-0, un Castiglione del Lago che continua ad operare sul mercato, ma i frutti ancora tardano ad arrivare, però insomma il risultato di giornata lo fa l'Olimpia Tirus che batte l'Orvietana, prima sconfitta stagionale. Ma per dimostrare la nostra serietà e il nostro equilibrio e indipendenza, io voglio parlare anche dell'Olimpia Tirus, perché a livello di cronaca è stato il risultato più sorprendente, quindi anche se c'è stato uno spiacevole disguido, ma poi ne parleremo privatamente al telefono sicuramente, però devo dire che hanno fatto una grande impresa e questo risultato fa sì che ha fatto avvicinare la Narnese a un punto dall'Orvietana, quindi adesso caro Arcipreti, ci avete il fiato sul collo della Narnese, quindi gran bel risultato, gran bella partita. Peccato che all'ultimo momento qualcuno ha preferito, come si dice, sono venute a mancare le immagini, però vabbè, chiariremo tutto.
L'altro risultato sorprendente, Fabio, io lo giudico, fra Ponte Valle Ceppi ed Ellera. Sì, un buon punto per lei. Perché sì, è vero che il Ponte Valle Ceppi è una buona squadra e tutto, ma è pur vero che l'Ellera ha cambiato l'allenatore. E l'allenatore, io quel segnale non lo vedo, perché se i punti sono sempre gli stessi, quindi ribadisco. Era un problema dell'allenatore o è un problema di qualche giocatore che ancora è in vacanza, o è stata sbagliata la campagna acquisti? Punto interrogativo. Poi San Sisto ha pareggiato, va bene, ci sta il Lama. Anche qui la Nestor ha cambiato. Insomma, scusa, il San Sisto ci sta, ma forse è mezzo passo falso, perché in casa con la Ducato credo che invece ci potevano stare anche i tre punti. Senza nulla togliere a Ducato, perdonatemi ovviamente con tutto il rispetto. In teoria sì, ma io non ho visto la partita e non ho neanche le immagini. No, perché ti dico che la posizione del San Sisto comincia forse a essere un po' preoccupante. Ma diciamo che di positivo c'è che hanno cambiato l'allenatore, anche se io sono rimasto incredulo, perché mi era stato detto che Valentini era andato via da San Sisto, e allora si diceva che insomma le nostre strade si divideranno, perché non c'era, come si dice, unità di intenti. E io non posso fare che una riflessione: vedi com'è strana la vita. A un certo punto ci si ritrova sempre, e questa è la conferma che mai dire mai nella vita, ecco. Però io il ritorno di Valentini francamente non me l'aspettavo lì a San Sisto, però se hanno fatto questa scelta evidentemente hanno le loro ragioni, e sicuramente, come dici tu Fabio, un punto è un po' di stampo stretto, perché i giocatori il San Sisto ce l'ha, non è che non ce l'ha. Sono fatti, sì. Quindi, vabbè. Invece il Lama di Farsi pare che abbia imboccato la strada giusta. Lama di Farsi, ma si sapeva che Farsi c'aveva uno squadrone. Comunque non dimenticare che Farsi spesso gli arrivano giocatori nuovi, ultimamente il portiere. Insomma, Farsi è uno che, quando dicono è un martello sotto questo aspetto, alla società non la fa respirare. Però io dico, caro Francesco Farsi, fai bene, perché se ti assecondano, dove c'è la domanda c'è l'offerta. Ah certo, no, questo quindi fai bene, mi trovi molto d'accordo. Fai bene, Francesco. Mi trovi molto d'accordo. Poi, che altro c'è? Finito perché... No, che altro c'è del Castel del Piano? Bastia un punto per uno, sì. Castiglione del Lago, Sansepolcro un punto per uno. Sono partite che non si sono volute far male, via, diciamo così. Faccio i complimenti ad Alessio Santucci, che credo sia il secondo gol, ragazzo molto valido, che ieri ha segnato contro il Bastia. Il Gualdo ha fatto una gran bella partita, sì. L'ho vista ieri sera, però purtroppo non sempre può essere fortunato, caro Tommy, sì. Alessio, secondo te tra Narnese, insomma, in questo momento Narnese e Orvietana sembrano giocarsela. Terzo incomodo, come finirà tra loro due? Noi giochiamo spesso prima, dopo il San Sisto, le partite casalinghe, quindi ho avuto modo di vedere qualche partita di questo campionato, che ovviamente è molto bello, con dei giocatori importanti, quindi è una vetrina molto bella. Fino a qualche domenica fa sembra che l'Orvietana potesse fare una piccola fuga campionato a sé. È chiaro che l'organico dell'Arnese è un organico molto importante. Poi è chiaro che, in cuor mio, io spero che ritorni forte il Castiglione del Lago di mister Luca Grilli, quindi certo. Speriamo in un ritorno, insomma. Però quelli davanti, insomma, sembra al momento avere un altro passo. Insomma. Sicuramente, che poi è vero che, no, dice, la lepre è sempre difficile farla, ma gli inseguitori non stanno tanto meglio. Ma fare la lepre, ecco, piuttosto che inseguire. Esatto. Bene, Giacomo, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo campionato. No. Allora, noi adesso andiamo alla nostra, cioè alla tua vetrina, e quella di Carlo Biagioni, che come al solito realizza sempre la molto bene. La vetrina di Irene, del direttore d'orchestra Carlo Biagioni. Addirittura direttore d'orchestra, sì, Laura ad onore. La prossima volta faccio venire un'altra telecamera che riprende lui. Come fa così, mettetevi lì,
Ah, ecco, in questo senso. Il direttore d'orchestra. Ho capito, ho capito. Bravo, bravo Carlo, brava Irene. Allora, dove siete andati questa settimana? Questa settimana siamo stati in un bellissimo vivaio, quello del Tavernelle. Bene, allora adesso vediamo il servizio. Sì. Poi, alla fine del servizio, contrariamente al solito, già sveleremo dove saremo la prossima settimana. Bentrovati amici di Studio 90 Lunedì, eccoci qua, le nostre telecamere oggi si trovano a Tavernelle, quindi scopriamo questo magnifico settore attraverso il presidente Michele Caciotto e il responsabile Daniele Scattini. Iniziamo subito con il presidente. Innanzitutto vorrei chiederle come è stato affrontare quei mesi difficili della pandemia e ovviamente anche il post pandemia. Sì, buonasera a tutti, grazie per essere qui. E in particolare al signor Bevilacqua e il suo studio che da anni è qui vicino al nostro settore giovanile. Diciamo che il momento è delicato e particolare, senza andare nei dettagli. Siamo comunque contenti di quello che siamo riusciti a riprendere piano piano, nonostante le difficoltà e tutto quello che abbiamo attraversato. Il nostro settore giovanile è riuscito in qualche modo a riconfermare quelli che erano i numeri degli anni precedenti e diciamo anche con dei piccoli incrementi che quindi ci danno una grossa soddisfazione, perché nonostante come tutto quello che sta succedendo non dappertutto succede diciamo questi risultati. Come voi ben sapete ci sono delle società che non riescono a ripartire, non riescono, e alcune che purtroppo hanno anche dovuto chiudere i battenti. Qui siamo in una piccola realtà, un paese diciamo con poco più di 2.000 abitanti, che con grossi sforzi e diciamo la partecipazione di importanti elementi che insieme a tutta la struttura sta riuscendo a portare avanti quelli che sono diciamo i progetti di questa società. Bene, lei sinceramente rimane a capo di questa gloriosa società dopo tanti anni e immagino che sia una difficoltà a livello sia fisico, mentale. E qual è il suo segreto? Questo ancora lo devo scoprire. Diciamo che purtroppo tutti noi abbiamo altre cose alle spalle e delle attività che in questo momento hanno magari ancora più problemi di quelli che sono quelli del calcio. E quindi a maggior ragione stiamo in qualche modo soffrendo anche in questo. Quello che ci dà forza diciamo è, come ripeto, il fatto che in un piccolo paese come questo riusciamo ad avere una società che riesce a gestire un intero settore, dai piccoli, vedevamo adesso dei ragazzi qui vicino a noi che diciamo hanno appena 5 anni, fino ad arrivare ad una prima squadra che anche quest'anno diciamo affronta il campionato di promozione. Abbiamo inserito il calcio femminile, anche lì con più squadre, e quindi diciamo siamo orgogliosi. Certo, passiamo adesso al responsabile. Vorrei parlare della vostra organizzazione, com'è strutturata sia a livello tecnico che strutturale ovviamente, e quanti tesserati avete nel vostro organico? Sì. Allora, innanzitutto abbiamo cercato di realizzare un gruppo di lavoro che forse ad oggi abbiamo visto che è stata la forza di questo nuovo settore giovanile. Un gruppo di lavoro diviso tra l'attività di base e la gestione dei piccoli bambini. Il concetto è stato quello di riportare, come abbiamo fatto anche nel corso degli anni, il bambino o l'atleta al centro del progetto, quindi realizzando non solo un'attività volta al gioco del calcio, ma anche un'attenzione mirata su quello che è il dinamismo, la corsa, tutto quello che concerne un'attività sportiva
dai piccolini 5 anni fino a salire. E a quali campionati partecipate? Allora, abbiamo la fortuna di partecipare sia con gli allievi che io con i giovanissimi ai campionati di A2 che abbiamo riconquistato un po' nel tempo. I piccolini fanno i loro campionati provinciali, ovviamente. Passiamo ora al presidente. Allora, perché un genitore dovrebbe portare il proprio figlio a inserirsi nel vostro settore giovanile? Diciamo, in questo momento è una risposta che non è molto diretta, perché fra le problematiche che stiamo attraversando ci sono quelli dei campi e quindi ci sono strutture vicine a noi che hanno sicuramente da offrire qualcosa di meglio. Deve venire da noi perché siamo meglio, siamo i migliori degli altri, quindi questa è la prima. Poi abbiamo una struttura qui che diciamo non è da tutti sicuramente e poi uno staff tecnico e quant'altro dove veramente stiamo investendo e stiamo vedendo anche i risultati negli ultimi anni. E quindi qual è il suo sogno per far sì che questa società arrivi a livelli top? Riuscire nel giro di pochi anni, perché poi gli anni passano per tutti e poi passando per tutti diciamo non è facile. La cosa che sicuramente sarebbe gratificante è vedere questi piccoli oggi fra qualche anno e qualcuno fra qualche altro anno a giocare con noi in prima squadra. Quali sono i vostri obiettivi? Trovate partecipazione da parte dei genitori oppure tendono un po' ad ostacolare? No, diciamo che i genitori ovviamente sono genitori e qualche maretta qualche volta esce, ma è normale che sia così. La collaborazione c'è, anche perché stiamo cercando di impostare il lavoro sul proprio ragazzo, quindi cercando di curare tutti gli aspetti. Questo deve essere visto per forza bene dai genitori, al di là dei minuti giocati più o meno dentro al campo, perché penso che quelli per un settore giovanile siano importanti poi per la crescita, però non siano un elemento fondamentale. Cose fondamentali sono altre, questi bambini non si muovono, stanno parecchio fermi, stanno parecchio a casa, quindi abbiamo cercato di creargli un ambiente in cui ci sia il massimo divertimento, perché questa era un po' una cosa che con il periodo di lockdown era stata un po' persa. Divertimento complessivo, lo stare insieme, il giocare, irrotolarsi, fare le capriole, anche i movimenti più stupidi, ma che purtroppo nel tempo si sono persi. Poi da lì cercheremo di creare un calciatore da poter sfruttare poi in prima squadra. Certo, e allora com'è la giornata tipo nel vostro campo, nei vostri campi? Diciamo che tutte le attività principalmente iniziano alle 17.30 e si concludono alle 19.30. Sono strutturate da quest'anno su tre strutture sportive, perché abbiamo Tavernelle, abbiamo la collaborazione di Fontignano e il campo di Montepetriolo. Dato che è interessante, entriamo nello specifico. Allora, diciamo che siccome l'attività per incrementare anche il numero dei ragazzi, come si può vedere, aveva bisogno di un servizio supplementare a quello che avevamo, abbiamo cercato di integrare delle strutture che poi fortunatamente sono tutte in erba, quindi sono anche campi molto belli, di integrare la struttura che avevamo per dare più spazio ai ragazzi nelle loro attività, per creare un terreno di gioco adatto a fare delle attività tecniche. Abbiamo chiesto la collaborazione dei paesi nostri limitrofi, che fortunatamente abbiamo ottenuto, e quindi adesso possiamo, a grossa fatica perché questo ci comporta un esborso economico non indifferente, però abbiamo la possibilità di lavorare su tre campi e questo non è una cosa da poco, insomma. Certo, adesso parliamo dell'amministrazione comunale, è presente e se sì in che modo? Sì, beh, diciamo che dobbiamo ringraziare la nostra amministrazione, sia nella persona del nostro sindaco Giulio Cherubini che l'assessore Federico Malizza, perché diciamo dal momento del loro incarico sono sempre stati vicino alla nostra realtà. Non per caso diciamo che stiamo portando avanti con loro due progetti importanti nella struttura del campo vecchio di Tavernelle, che momentaneamente è stato fermato perché diciamo non è più in grado di poter ospitare i ragazzi,
e stiamo lavorando portando avanti un progetto sia per quanto riguarda il discorso dei spogliatoi, della tribuna e per finire anche del campo erboso. Benissimo, ringraziamo allora il presidente Michele Caciotto, responsabile Daniele Scattini e linea allo studio. Eccoci tornati, Rene. Di questo tavernello, settore giovanile, avete visto, cari telespettatori, sì. Che bellissima struttura all'avanguardia. Manca la ciliegina sulla torta, ma penso che presto arriverà, perché, e non vi svelo nulla, perché il presidente, sia Daniele Scattini del settore giovanile, sia il presidente della prima squadra, Michele Caciotto, hanno in mente qualcosa di importante, non di fare le solite affiliazioni perché ci hanno interesse a vendere i kit o qualche altra cosa, ma di fare qualcosa di serio alle società di calcio. Io nella mia vita mai mi sono quasi mai pentito, però devo dire che in Umbria questa moda l'ho inventata io, è il caso di dirlo, se no, non voglio imitare Pippo Baudo, però è così. Tanti anni fa con Gaucci ci inventammo questa cosa dei kit per i ragazzi della scuola calcio del Perugia, ma con una finalità. Ma l'avevamo copiato dal Milan, dall'Inter, dalla Juve, da Grosse. Certo. I risultati poi l'abbiamo visti, perché poi alla fine dell'anno tiravamo fuori giocatori importanti. Ne sono usciti tanti, è inutile che li sto a citare. Oggi, come è strutturata oggi la realtà di queste affiliazioni, a me non piace. Secondo me le società devono trovare una collaborazione con le società professionistiche sul campo, sul piano tecnico, trascurando l'aspetto sportivo, kit e compagnia bella, che secondo me mi sembra un po' lo specchio per l'allodole. Sì, concordo abbastanza con quello che dici tu. Irene, qual è la società che vi aspetta che noi lo realizziamo naturalmente durante la settimana, questo servizio? Prossima settimana faremo visita al Castel del Piano. Altra grande realtà, altro grande settore giovanile, diretto da Mauro Cibotti. Grande direttore, Mauro Cibotti. Mauro Cibotti, allora, adesso invece andiamo in promozione. Perché qui ci sono stati dei risultati abbastanza particolari e importanti, cominciando dal girone A. Arna Tavernelle 1-1, FC Castello San Secondo Montone 1-3, Grifo Sigillo San Marco Juventina 0-1, Mara San Feliciano Selcinardi 2-2, Pierantonio Casa del Diavolo sospesa, Pietralunghese Tiberis 0-2, Pievese Piccione 2-0, Pontevecchio Mantegnana Montemalbe 3-4 e Ventinella Magione 2-1. In classifica c'è il Ventinella con 26 punti, segue Pontevecchio 19, 18 punti per Tavernelle e Pierantonio, Pievese 17 punti, FC Castello 16, 15 punti per San Marco Juventina, Mara San Feliciano 14, Montone 13, Casa del Diavolo 12, 11 punti per Tiberis, Arna e Mantegnana Montemalbe, 10 punti Selcinardi, Pietralunghese, 9 punti Magione e Piccione e chiude Grifo Sigillo, 8 punti. Abbiamo visto i risultati, Giacomo, di questo girone A, sicuramente insomma, la copertina dopo qualche settimana torna al Mantegnana decisamente, che espugna il campo della Pontevecchio. Allora, prima di parlare della copertina, giustamente, che spetta al Mantegnana, a Montemalbe, io vorrei dare il benvenuto al nuovo sponsor, che è entrato una grandissima azienda che vanta tanti dipendenti, ho perso anche il conto, che si chiama Logica, di un grande presidente Maglio, che devo dire, grazie per la fiducia e grazie per la serietà, in tutto e per tutto. Però adesso addentriamoci invece, quindi ben arrivato Maglio, ben arrivato Logica. È vero, la copertina al Mantegnana. Il Mantegnana, io lì pensavo che era uno scherzo di Stefano Bagliani. Ma è vero, infatti, Sette Calcio. Ho visto che mi arrivavano, perché a noi arrivano prima le notizie rispetto a voi. Ho detto, questo è uno scherzo di me a te e Fabio e Stefano Bagliani, perché mi pare strano a Pontevecchio
è una delle squadre più forti che c'è, prima in classifica, seconda in classifica, ho detto, e invece no. E qui è il caso di dire, caro Presidente, forse se venivano le telecamere di Studio 90, forse 3 punti li portavi via, però Presidente, tu a noi non ci preferisci, non c'è problema. Oh, beccate questi 3 punti a favore del Mantignano, che ti devo dire? Tra l'altro al Mantignano mancava, allora innanzitutto ho visto un gran bel giocatore fuori quota, il numero 7 Vinciarelli, che tanto ha rifatto gol un'altra volta della Ponte Vecchio. Quindi onore e merito alla Ponte Vecchio che crede sui giovani. O poi ho visto, poi al Mantignana gli mancava anche... mancava Galizzi, difensore centrale. Ho visto che mancava Galizzi, ho visto Scopetti, quindi una grande impresa perché seppur incompleti sono andate a ribaltare il risultato e a vincere. Quindi 3 punti che ve lo ricorderete, grande prestazione purtroppo dei quadri. Anonimo e Meatelli. Come purtroppo, mica io sono sceso in campo. Vabbè, detto questo, poi che altro c'è? Grandissima sorpresa anche di Pignatta, Claudio Pignatta, sì. L'allenatore della Juventina. Come l'allenatore? È il direttore sportivo della Juventina San Marco. Salutiamo Fabrizi, perdonaci mister. No, perché io Pignatta lo conoscevo come allenatore, non lo conoscevo come direttore sportivo. Adesso so che fa il direttore sportivo, però hanno vinto fuori casa, quindi sono 3 punti importanti. Poi che c'è di importante da dire? Direi che la vittoria della Tiberis sul campo della Pietralunghese è una vittoria molto importante in chiave salvezza. Sì. E poi questo Ventinella che non convince nonostante tanti. Allora, io l'ho vista la partita, devo dire la verità. Il primo tempo meritava, infatti il Magione meritava assolutamente. È vero che il Ventinella era privo di Pinazza, e altri giocatori importanti, questo è vero, bisogna per onore di cronaca bisogna dirlo, però è altrettanto vero che il Magione è una squadra costruita, come si dice, ogni domenica si cerca sempre di ricorrere ai ripari perché purtroppo è dura di questi tempi reperire giocatori, certo. Ha trovato un'ottima punta che è Fahim, ha fatto anche subito gol. Poi io la leggo così, sull'1-0 poi è dovuto uscire il difensore centrale, mi sembra che si chiama Scopetti, adesso non mi ricordo, non mi ricordo bene il nome, ce l'ho sul telefonino perché mi sono segnato tutto, il difensore centrale e poi è dovuto uscire un altro giocatore importante e quindi insomma... è stata un po' penalizzata sotto l'aspetto, perché mentre il Ventinella se lo può permettere di tenere in panchina... Tra l'altro recuperava Favaroni che... ha recuperato Favaroni, però dicevo, mentre il Ventinella se lo può permettere di tenere in panchina giocatori importanti come Pinazza e tutto, il Magione non se lo può permettere perché non c'ha grossi ecco, proietti, sì. Allora, ha perso Bossi, il portiere per infortunio, sì. Che Bossi lo conosciamo tutti, e Proietti che è un altro giocatore importante. Tu capisci, 2 punti fondamentali della difesa, certo. Ti vengono a mancare, è normale. Però il Ventinella ha meritato, ci mancherebbe, però secondo me è stato favorito da queste 2 uscite anticipate. Poi facciamo i complimenti al Montone che va a vincere sul campo dell'FC Castello in una sorta di derby, pareggia il Tavernelle, ma poi c'è l'episodio della partita rinviata e è stoppata per l'infortunio all'arbitro, quella di Pierantonio, la pallonata all'arbitro, esatto. Io non lo so, secondo te Giacomo, essendo stato il primo tempo, si rigiocherà la partita dall'inizio o si riprenderà? Sì, secondo me si rigiocherà, però è assurdo che in campionato di promozione adesso è intervenuta l'ambulanza. Sì. In quel caso non esiste un quarto uomo, non esiste, certo, niente, è chiaro. Chiaro, pazienza, via. Questo fa parte della sfortuna. Certo, insomma, l'allenatore del Pierantonio non può essere così contento, visto che era in vantaggio per 1-0. Vabbè, però se ripartirà, come è giusto che sia. Devo dire, cari telespettatori, siamo qui al Quasar, non so se l'avete capito, ma c'è una marea di gente. Sì. Io penso che perché voi su YouTube ho visto che siamo aumentati in una maniera impressionante. I dati di YouTube su Umbria TV ho visto che siamo aumentati in una maniera impressionante. Qui c'è una marea di gente, vuol dire che questa trasmissione
piace più di... Te ne do un aggiornato, nelle ultime 24 ore 4.000 visite. Ecco. Quindi questo no, la dice lunga. Però volevo dirti anche, Giacomo, un'ultima cosa, poi cambiamo girone. È il girone dei grandi bomber, perché ti cito Menichini, Ceppodomo, Ndiaye che sta facendo benissimo, Missaia, Gibbs e De Pretis, Favaroni, insomma hanno segnato tutti quelli che segnano abitualmente. È vero, ma sono stati presi per fare gol, direbbe gli allenatori come Alessio Ricci. Io l'ho preso per fare gol. Alessio Grilli, no? Alessio Grilli, scusa. Io l'ho preso per fare gol, non è che l'ho preso come molti dice il portiere ha parato il rigore. Ho capito, ma il portiere l'ho preso per parare, mica l'ho preso per fare gol. Certo. Poi dopo chiederemo ad Alessio se lui ce l'ha uno che fa gol, tra pochissimo, quando arriviamo alla prima categoria, girone B. Alessio ha la fortuna di lavorare con un grande dirigente che è Sergio Rofani. Veramente è una persona molto preparata. Dopo l'affronteremo più avanti, quando parleremo della prima categoria. E salutiamo anche Stefano Saccoccini, che segue sempre il Madonna Alta. Adesso vediamoci però i tre servizi in sequenza di questo girone. Vediamoci Arna Tavernelle 1-1, Grifo Sigillo San Marco Juventina 0-1 e Mara San Feliciano Selcinardi 2-2. Arna e Tavernelle, per motivi diversi, per sicuramente missioni di questo campionato diversi, cercavano da questa partita indicazioni utili per il proseguo del loro torneo e sicuramente le hanno trovate, quanto mai, perché nel loro percorso l'Arna cercava continuità di risultati, il Tavernelle di riprendersi dopo il precedente passo falso. Resta il fatto che è uscita fuori un pareggio per 1-1, sicuramente interessante e ricco di occasioni in una gara giocata con buone velocità da entrambe le formazioni. La partita dopo 7 minuti già vedeva una prima occasione per l'Arna, quando su una punizione di Fratini c'era la parata del portiere Faritti, ma al decimo c'era la prima rete, questa volta c'era un atterramento di Alessandro Ciacci nell'area del Tavernelle, l'arbitro Oristani decretava la massima punizione e sull'asse dei fratelli Ciacci c'era la rete dell'Arna, perché si incaricava del tiro Riccardo Ciacci e lo trasformava e dal dischetto. Il Tavernelle cercava subito la reazione, questa volta però era un pezzo da 90 della squadra di Abenanti, ovvero Mattia Menichini, che al sedicesimo cercava la conclusione in area con la parata di Faretti. Però alla seconda occasione Menichini non sbagliava, perché al diciottesimo, due minuti dopo, da cross dalla sinistra Menichini infilava in rete di testa ed era il gol del pareggio. Ma su questa rete c'era da segnalare anche un'indecisione nell'uscita del portiere dell'Arna Morrone. Arriviamo in una partita, in un primo tempo giocato su buoni ritmi, con un'Arna che però cercava sicuramente di tenere testa al quotato avversario al 44esimo, proprio quando Riccardo Ciacci su un angolo di Gaggiotti, praticamente occasione alta e quanto mai la respinta, diciamo, Ciacci Riccardo prima trova l'occasione, dal conseguente angolo Gaggiotti vede la sua palla respinta sulla linea della porta di Faritti. Andiamo con le riprese e con le occasioni al secondo tempo di questa partita. Dopo 10 minuti ci provava il Tavernelle con il solito Menichini, il tiro però del numero 7 giallo-verde era alto su bella azione di contropiede della squadra di Abenante. 13esimo minuto, questa volta su punizione ancora il Tavernelle, che in questo secondo tempo sicuramente alzava il baricentro del gioco, su punizione di Antolini in area, Paciosi vedeva praticamente la palla abbassarsi all'ultimo momento, schiacciava quindi malamente di testa con la palla che finiva tra le braccia di Morrone. Andiamo in questo secondo tempo, dove ancora il Tavernelle spingeva sull'acceleratore, ma era l'Arna 17esima a cercare la conclusione, palla bassa di Alonso, bella palla, bel tiro cross su cui Pastorelli praticamente arrivava in ritardo e quindi sfumava l'occasione per la squadra di mister Orsini. Ancora l'Arna 21esimo minuto, ancora Alonso, questa volta il suo tiro basso la veniva toccato dal portiere Faritti. 23esimo minuto, questa volta era invece il Tavernelle a cercare la conclusione, grande lancio di Cacciamano, il diagonale del neoentrato Becciolotti sfiorava il palo di Morrone. 24esimo, ancora Tavernelle, tiro di Menichini, c'era qui però una protesta della squadra ospite, perché sul tiro di Menichini gli ospiti reclamavano il calcio di rigore su un tocco di mano di un difensore dell'Arno, in questo caso Oristani lasciava correre. Arriviamo nei minuti finali, al 44esimo
l'Arna cercava di alleggerire la pressione del Tavernelli nel secondo tempo, quando Riccardo Ciacci si involava, ma invece che passare al centro tentava una conclusione che finiva malamente alle stelle sopra la porta di Faretti. Era l'ultima occasione, perché poi nei sei minuti finali della partita non succedeva nulla e quindi alla fine 1-1, pareggio giusto per entrambe le squadre. Diciamo, siamo partiti bene oggi, abbiamo fatto una partita, i primi 20 minuti siamo partiti molto forti e abbiamo creato qualche difficoltà, una squadra importante, inutile che la sto spiegando io come, che giocatori hanno, che tipo di formazione è. Abbiamo trovato il gol sul rigore e poi dopo la partita si è equilibrata un attimo fino al gol loro e da lì in poi siamo andati un pochino in difficoltà, onestamente. Non abbiamo subito grosse occasioni, ma abbiamo creato di meno. Il secondo tempo è stata una partita fatta di tanti lanci lunghi, di palle giocate lunghe, seconde palle, duelli aerei, poteva succedere tutto. A un certo punto le squadre sono allungate, potevamo fare gol noi, fare gol loro, ma credo che il risultato sia corretto, insomma. Ma innanzitutto devo dire che la squadra ha avuto una bella reazione sia rispetto alla prestazione di domenica scorsa, che come ho già detto non era stata delle migliori. E abbiamo reagito nuovamente anche a un episodio particolare, abbiamo preso rigore subito, però la squadra ha reagito immediatamente, ha trovato un'occasione per il pari subito. Il secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi che avevamo, uno contro uno esterni, palloni sopra, e chiaramente anche rischiando qualche contropiede, perché comunque questo è il calcio. Devo riconoscere i nostri avversari che ce l'hanno messa veramente tutta, hanno fatto la loro partita, c'è un po' di rammarico perché insomma volevamo vincere, ci credevamo in questo risultato, speriamo nella prossima di ritornare ai tre punti. Campo caldo a Sigillo, dove arriva la San Marco Juventina, una partita che la squadra di casa sente particolarmente perché può avere anche coinvolgimenti di classifica, e non sarà certamente una bella giornata per l'arbitro Giuseppe Mancini della sezione di Foligno, che avrà molto da fare. Ma andiamo per ordine: calcio di punizione di Tomassoni, il colpo di testa di Cambiotti termina alto sopra la traversa. È un buon inizio da parte del Sigillo, che se ne va in azione di contrattacco, e sul cross c'è ancora un colpo di testa, stavolta bravo e attento Righi, che smanaccia in due tempi. Arriva però sul finire della prima frazione l'episodio forse decisivo del match, se ne va Ndiaye, che viene steso da Marchi, secondo il direttore di gara Mancini di Foligno è fallo da ultimo uomo, chiara occasione da gol, cartellino rosso tra le proteste dei tifosi e dei giocatori in campo, tifosi davvero indiperiti, e non sarà l'ultima decisione che scalderà gli animi. Sul calcio di punizione va Pici, la sua conclusione è parata da Farinelli in angolo. Un primo tempo quindi tutto sommato abbastanza nervoso, con l'arbitro che rientra negli spogliatoi salutato da una salve di fischi e ovviamente per il suo operato. Poi non abbiamo noi assolutamente le armi per stabilire se la decisione del direttore di gara è giusta o meno. Con le immagini andiamo alla ripresa, ancora pericoloso e velocissimo Ndiaye, che apre ancora per Pici, poi c'è l'intervento momentaneo della difesa del Grifo Sigillo, palla ancora in area di rigore per il solito Ndiaye, che riesce ad allungarsi con tutto se stesso, ma è attento Farinelli e respinge. Ancora la San Marco Juventina, perde palla la difesa del Sigillo, ma Farinelli ancora si mette una pezza, si sente ovviamente l'inferiorità numerica della formazione casa, che poi avrebbe anche delle occasioni per passare in vantaggio. La prima è questa, con il cross che è però troppo largo e l'opportunità sfuma, ma soprattutto questa, calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Cambiotti e palla che non termina di molto alta sopra la traversa. Questa era davvero un'ottima occasione. Si può dire che nel calcio gol sbagliato, gol subito ancora una volta, perché prima c'è Farinelli che abbranca il pallone in due tempi, poi lo stesso portiere non può nulla sul colpo di testa in tuffo da parte di Ndiaye, che così dà al San Marco Juventina il gol della vittoria. Ma non è finita qui, perché le polemiche si susseguono ancora, viene infatti espulso un altro giocatore.
Guardate che cosa succede sul punto del fattaccio, ci sono discussioni continue, addirittura il portiere che viene scaraventato a terra dal numero 18, Cabraoui, che effettivamente forse non deve lasciarsi andare assolutamente un giocatore in campo a questi gesti, per quanto poi vedete va nei confronti dell'arbitro, viene espulso dal direttore di gara, così come viene espulso un componente della panchina del Sigillo, quindi giornata da cartellini rossi per la formazione di casa. Ma noi non possiamo che raccomandare di non esasperare troppo gli animi, siamo tornati a giocare a calcio dopo due anni di stop, questo giova sempre ricordarlo. Poi sull'operato degli arbitri naturalmente non sono tutte rose e fiori. San Marco Juventina che ancora una volta si dimostra squadra sorprendente, andando a smancare anche il difficile e caldo campo della Grifo Sigillo, mentre l'arbitro ha le sue difficoltà per tornare tranquillo nel suo spogliatoio. Niente, la partita purtroppo abbiamo perso, è stata condizionata sicuramente da un'espulsione al primo tempo, abbiamo giocato tutto il secondo tempo in 10. I ragazzi hanno provato a giocarla, a lottarla, veniamo da un momento difficile, insomma. C'è stata anche forse qualche episodio dubbio, però non è questo che fa testo. Comunque andiamo avanti, testa bassa, pedalare, ripartiamo da questa sconfitta che fa male. È stata una partita molto equilibrata, in campo caldo, e diciamo gli episodi ci hanno un attimino avvantaggiato. Ecco, io volevo fare anche i complimenti al Sigillo, che forse non meritava di perdere. La partita un po' è girata sull'espulsione alla fine del primo tempo per loro, e con un uomo in più diciamo siamo riusciti a trovare il vantaggio. Al canottiere di San Feliciano scendono in campo nell'anticipo il Marra e il Selcinardi. Marra in maglia bianca, bellissima giornata, bel campo per questa gara che finirà addirittura con 4 reti. Andiamo a vedere le immagini. Subito pericolosi gli ospiti con un colpo di testa da parte di Burchini, nessuno però raccoglie. La risposta del Marra è affidata a questo destro che termina alto da parte di Minelli, impegnata ancora la difesa del Marra. Qui ci sono anche delle proteste degli ospiti per un presunto intervento falloso, e poi ancora Burchini che colpisce ma non indirizza la palla nel modo giusto. Bellissima l'azione del Selci, la palla poi arriva al numero 9 Pier Gentili, che sbaglia un gol clamoroso. E nel calcio questo era il sesto, all'11esimo gol sbagliato, gol subito, fa tutto benissimo Miccio che controlla il pallone e segna la rete del vantaggio del Marra. Miccio che sarà grande protagonista di questa gara. Punizione dall'altra parte di Bambini, il cross, prova il colpo di testa Poggini ma non riesce ad arrivare sul pallone. Era il 13esimo, 17esimo ancora Miccio che scalda i guantoni di Boncompagni che devia in angolo. Calcio di punizione per il Marra, va Bartoccini ma stavolta la sua conclusione è un tiro telefonato parato da Boncompagni. 27esimo, il cross, ancora una palla mancata di poco per il Selci, ed arriva sul finire il gol del pareggio, eccolo qua, al 45esimo è Burchini dopo tanti tentativi ad andare in gol per l'1-1 col quale si chiude il primo tempo. Andiamo con le immagini alla ripresa, secondo minuto, sponda di Mancini, la conclusione di prima intenzione di sinistro termina fuori. Ancora il Selci dall'altra parte al 10esimo con il centravanti Pier Gentili, stavolta fa bene il suo diagonale però è controllato da Magrini. E ancora lo scatenato numero 11 ospite, autore del primo gol, Burchini, che semina scompiglio ma non trova nessuno disposto a deviare il pallone in rete. Chi invece ce lo devia, anzi ce lo scaraventa, è Poggini al 12esimo. Dunque la rete del vantaggio ribalta tutto momentaneamente però il Selci, perché oggi è in vena di prodezze Miccio, il tiro a girare, complicità della barriera che si è mossa, e al 15esimo è 2-2.
al 17esimo il Lerchi che ci prova da fuori, così come il tiro di Bartoccini al 27esimo. Finisce così la partita con un risultato di 2-2 tra Marra San Feliciano e Selcinardi. Beh, diciamo che eravamo partiti in vantaggio, quindi la partita per noi era, diciamo, in discesa, ma non lo sono mai queste partite. Poi siamo andati sotto e per fortuna, per bravura nostra, siamo riusciti ad agguantare il pareggio. Certo, quando si gioca in casa vorremmo sempre vincere, però è andata così, ci prendiamo questo punto e andiamo per la prossima partita. No, è stata una partita giocata secondo me da noi abbastanza bene. Rispetto alle ultime uscite sicuramente abbiamo ritrovato un po' di spirito di squadra, di voler soffrire soprattutto. Abbiamo incontrato una squadra, una buonissima squadra secondo me, una di quelle che possono arrivare fino in fondo. Abbiamo reagito nonostante le 4 sconfitte a un gol preso in contropiede e dopodiché sicuramente è stato importante tenere botta i primi minuti del secondo tempo, dove poi resta comunque il rammarico perché sicuramente abbiamo avuto delle occasioni per poter allungare. Dopo che abbiamo subito il gol del 2-2, però mi è piaciuta tantissimo la reazione, non ci siamo disuniti, siamo rimasti in partita e abbiamo dimostrato comunque di essere una buona squadra. Allora, è il momento della promozione Girone B, fatemi solo ringraziare Antonello Tacconi, sempre disponibile per i servizi da Pianello. Irene. A MC 98, Montecastello Vibio 3-3, a Merina Romeo Menti 1-0, Athletic Bastia Terni Est 2-2, C4 Viole 4-0, Criturno Visfoligno 2-1, Giulia Spello Campitello 0-4, Montefranco Todi 1-2, Petrignano Guardea 0-3, San Venanzo Superga 48 4-1. In classifica c'è la C4 e Guardea con 22 punti, segue 20 punti Campitello San Venanzo, Terni Est 19, 18 punti Criturno e Visfoligno, Amerina 17, Giulia Spello 14, 11 punti per Viole, Athletic Bastia e Todi, 9 punti Montefranco, Superga 48, Romeo Menti, poi abbiamo 6 punti Montecastello Vibio e 5 punti AMC 98 e Petrignano. Eh sì, non è andata bene la prima, dopo la tragedia alla Giulia Spello che ha perso 4-0 in casa contro il Campitello, ma credo che il risultato sportivo sia passato non in secondo ma in terzo, quarto, quinto piano. Ma è normale, tutto l'ambiente è scioccato, dai, certo. È scosso, quindi... Certo. Quindi. Diciamo di questo girone che vogliamo dire. Beh, la C4 e il Guardea stanno facendo benissimo. Esatto, bella partita quella della C4, è andata a vincere. Poi ha vinto in casa col Viole. Col Viole 4-0, e il Guardea comunque anche fuori casa col Petrignano ha vinto 3-0. Sì. Però non dimentichiamoci il San Venanzo. Anche il San Venanzo, sono... grande vittoria del San Venanzo, perché poi anche lì 4 gol, insomma... È un periodo che fanno gol da tutte le parti. Allora, però io vorrei capire dalla MC98, già in situazione abbastanza difficile, come si fa ad essere in vantaggio 3-0 al 35esimo della ripresa e pareggiare 3-3. Ah, penso che è una grande impresa. Questo dillo a chi allena. Ecco, come si fa, Alessio? Si fa. Anche lui sa che ieri ha fatto la stessa fine, se non sbaglio. No, lui al contrario, stava appunto, per farla. Appunto, stava io per, stavo appunto, per fare da 4-0 a 4 pari. Appunto. Io se ti dico Ventinelle C4, dico bene per le favorite dei due gironi? Al momento sicuramente, anche se il girone A, forse a differenza del girone B, ha un po' più di ha qualche candidata in più per la vittoria finale. E ci sono veramente delle squadre molto attrezzate, Ventinella, sì, Pontevecchio, sì. Pierantonio. Sì. Lì è un girone con almeno 4-5 squadre che fino alla fine possono dire la loro. Chiaro che in questo momento il Ventinella fa un calcio bellissimo. Alessio, sarà un campionato fino all'ultimo aperto, sì. Perché ci sono troppe squadre che si sono veramente rinforzate, hanno costruito le squadre per vincere. Girone questo qui B c'è il C4
San Venanzo, la Clitù, cioè verranno fuori tutte queste squadre. Di qua sarà una lotta fra Pierantonio, Ventinella, Pontevecchio e Tavernelle. Quindi non è il campionato ancora è lungo, Poi ricordiamoci anche la parte bassa, perché sono aumentate le retrocessioni. Quattro. Quindi anche quello. Ma lì ci sarà da ridere. Lì ci sarà da ridere più avanti. Ci aspetta un 2022, caro Fabio. Sì. Che davvero bello. No, io guarda, bravo, bravo che hai aperto sta cosa. Sì. Cari presidenti, io vi avverto, Beattele ve l'ha detto prima. Non ve lamentate dopo degli arbitri, di noi che non facciamo vedere. Allora, quando vi contattiamo per le partite la domenica, non ci pensate due volte. Fatelo, perché saranno determinanti per voi, per vedere dove che avete sbagliato, dove che sono fatti gli errori. E anche per poter fare reclamo, per poter recriminare, prendersela con i giocatori, prendersela con l'allenatore, di qua e di là. Questi sono servizi che servono per lavoro. Luca, io non so, ma... Alessio. Sì, buonanotte, ma il cognome è uguale. Poi voglio dire, Alessio lo conosco dalla vita, esatto. Porco Giuda. Questi sono materiali dove voi allenatori ci lavorate. A me risulta questo, dico bene? Le partite registrate, certo, magari. Prima, però noi comunque le facciamo spesso e completo quello che ha detto Giacomo. Non dite di no subito, perché poi dopo c'è il pienone, perché anche questa settimana 14 servizi, non è che dopo abbiamo gli operatori all'infinito, quindi... Allora, andiamo adesso, Irene, a vedere i due servizi del girone B, poi ci catapultiamo nella prima categoria. Sì. Vediamo CC4 Foligno Viole 4-0, commento Carlo Biagioni, e San Venanzo Superga 48 4-1, commento Leonardo Schiavoni. Rimessi i piedi, anzi le scarpette per terra, dopo il trauma Guardea C4 ritorna in vetta insieme con quest'ultima dopo i 4 gol fatti al Terni Est. Sono comunque proprio queste tre squadre ad aver vinto 6 partite sulle 9 giocate finora. Sempre statistiche alla mano, C4 sfoggia il miglior attacco, 24 gol fatti. Ne ha subiti 10, quindi c'è una differenza a reti notevolissima di 14 gol. Viole, possiamo dire per incoraggiamento, che le sue due uniche vittorie le ha fatte fuori casa, oltre che naturalmente che c'è pur sempre il 12° uomo in campo, Ramon Buffa. Viole non sta lì tanto per. Al 17° minuto Renzini sfrutta una rara distrazione di Carocci, ma si allunga la palla 20 cm di troppo. Poi al 23° Lamidi che duetta con D'Onofrio, tiro in porta, che al 27° minuto a momenti segna su invito di Licastro. Ma al 37° minuto sembra ormai scemata la resistenza del Viole, comincia la C4, riceve Fattorini, tira in mezzo a Rinaldi e trabalza, è il primo gol. Il bis subito al 2° minuto del secondo tempo, Tempesta scende per Cola, non ha bisogno di nessuno, è la seconda rete. C4 si porta sul 2-0. Al 10° minuto, quella che è la più grossa delusione per il Viole, la cavalcata di D'Onofrio alla gran botta di pochissimo fuori. Al 42° arriva il terzo gol, Tarpanelli e Trabalza non ce la fanno a trattenere Bonci. 3-0 per C4. La parola fine al 47° minuto, Agostini lancia a lungo, se ne va Cavitolo, si prende gioco di Fioretti, risultato finale al Cecchini, C4 batte Viole, 4-0. Sapevamo sarebbe stata una partita difficilissima, perché comunque loro sono una squadra molto grintosa che lotta tutti i palloni, quindi l'avevamo preparata anche sotto questo punto di vista in settimana. Sicuramente l'aver sbloccato il risultato il primo tempo ha favorito che il secondo tempo siamo entrati in campo un po' più tranquilli, perché sennò rischiavamo di innervosirci, anche se avevo detto ai ragazzi che se il gol non arrivava dovevamo pazientare. Sicuramente una vittoria che ci fa bene, perché dopo la vittoria domenica scorsa
ho detto ai ragazzi che non avevamo fatto niente per uscire da un periodo brutto, dopo due sconfitte dovevamo confermarci oggi in casa, l'abbiamo fatto con un risultato che forse va un po' oltre quello che entrambe le squadre hanno mostrato in campo. Complimenti sempre alla squadra avversaria, ma soprattutto oggi complimenti ai miei ragazzi, perché eravamo in difficoltà con qualche giocatore, Fattorini aveva dei problemi alle costole, hanno stretto i denti, si sono sacrificati e hanno portato a casa questi tre punti fondamentali. Niente, sapevamo che era difficile, incontravamo una grossa squadra che ci ha messo sotto. Ci siamo difesi bene nel primo tempo, abbiamo anche creato qualcosina, dopo appena secondo tempo abbiamo preso il secondo gol, è stata dura, loro hanno preso ancora più fiducia, noi ci siamo un po' abbattuti e abbiamo sofferto veramente l'ultima mezz'ora contro una grande squadra. Campionato di promozione Girone B, decima giornata, si affrontano il San Venanzo e l'SS Superga. San Venanzo in piena zona playoff con 17 punti in classifica, a quota 9 la Superga, partita che si apre prima con la consegna da parte del presidente Servoli con un mazzo di fiori per ricordare la morte del presidente onorario Pietro Affaitati del San Venanzo, consegna alla moglie Olga tra gli applausi del pubblico. Partita può dunque cominciare, entrambe le squadre cercano punti sicuramente per obiettivi diversi, è il San Venanzo che comincia forte la partita, lo fa con un tiro tentato da Cascianelli, la palla che termina altissima però risponde poi la Superga, calcio d'angolo, palla in area di rigore, il colpo di testa vincente per il gol dell'1-0 da parte degli ospiti. Prova a rispondere subito il San Venanzo con un colpo di testa che termina alto e poi con un sinistro bellissimo da parte del numero 8 Conti, che trova il gol del pareggio dal limite dell'area, un gran sinistro che si intacca sotto la traversa, non ha potuto nulla Sabatini. Poi ci prova ancora la Superga, calcio di punizione da parte di Settimi, palla che termina sul fondo. Allora il San Venanzo potrà attaccare con un sinistro da parte di Cascianelli, in qualche modo riesce Sabatini a far su il pallone, ci prova poi ancora il San Venanzo in avanti, dribbling di Feliciani e cross in mezzo, diventa quasi un tiro, palla che termina sul fondo, occasioni da una parte e dall'altra, ci prova adesso la Superga con il cross dalla destra che sbatte sulla traversa. Occasione ottima per gli ospiti allo scadere del primo tempo che termina sul risultato di 1-1, grande equilibrio nella prima frazione di gioco, non sarà così invece nella ripresa, poiché il San Venanzo dominerà la partita, prima un infortunio per Feliciani e poi ci prova però a tornare all'assalto il San Venanzo, prima con una conclusione che termina lato di pochissimo e poi con un'imbucata per Serafini che dalla sinistra punta l'area di rigore, va sul mancino, mette in mezzo, c'è lo sfortunatissimo autogol della Superga, quindi San Venanzo che completa la rimonta 2-1. Poi ci prova ancora con un calcio di punizione di Superga a reagire, il colpo di testa che termina, viene bloccato però, competenza stato di Misael, bloccato da Taddei. E poi ancora il San Venanzo in avanti, sempre con Cascianelli, l'uomo più pericoloso, calcia con il destro, colpisce il palo esterno, sfortunato, vicinissimo al gol del 3-1. Ci prova ancora lui, in area di rigore, Cascianelli, questa volta non sbaglia, ecco il gol del 3-1, che chiude di fatto la partita. Ripresa che ha visto una squadra prevalere sull'altra, il San Venanzo non era stato così nel primo tempo, c'è tempo poi per cercare il quarto gol e lo trova ancora Cascianelli dopo che Conti aveva lisciato in area di rigore, col sinistro mette dentro, incontro che termina dunque 4-1 per il San Venanzo che sale a quota 20 punti in classifica, rimane a 9 la Superga. Sì, sicuramente sì, eravamo andati sotto in una partita che
molto complicata, perché affrontavamo una squadra, faccio i complimenti a loro, molto organizzata, che ha tenuto benissimo il campo, e il primo tempo ne è stata la prova, una partita equilibrata, combattuta, difficile. Poi il secondo tempo siamo stati bravi a portarci in avanti e abbiamo sfruttato poi gli spazi che la squadra avversaria ci ha lasciato. Però ripeto, noi stiamo cercando di dare continuità al nostro cammino, oggi era una partita fondamentale, è stata una partita difficile almeno fino al primo tempo, dopodiché siamo stati bravi noi a metterla in discesa. Dobbiamo continuare su questa strada, avevamo qualche difficoltà, l'abbiamo superata da gruppo, da squadra importante, e mi auguro che sia un buon augurio per il proseguo delle partite. Sarà blasfemo quello che sto per dire, cioè una sconfitta per 4-1, secondo me è la miglior partita che abbiamo giocato fino ad oggi, contro una buona squadra che è l'unica squadra che ad oggi ci ha messo in difficoltà. Come si suol dire anche in categorie superiori, non mi piace parlare dell'arbitraggio, ma oggi è stato il giudice di linea, forse non ha visto 3 o 4 fuorigioco, c'è anche chi ci ha... No, ma non voglio usare aggettivi troppo pesanti perché potrei offendere qualcuno. Comunque, grandissimi complimenti al San Venanzo che ha fatto un'ottima partita, e complimenti alla mia squadra che veramente oggi ha fatto la miglior partita del campionato, nonostante la sconfitta per 4-1. Noi torniamo tra pochissimi minuti, restate con noi. L'azienda agricola Poggio Santa Maria nasce da una passione innata per la terra e la natura e dall'intensità dell'amore per questi luoghi. Il nostro progetto è di trasmettere con entusiasmo agli ospiti quelle tradizioni familiari in cui abbiamo sempre creduto, oltre all'amore per questo territorio. L'agriturismo Poggio Santa Maria si trova su una splendida collina al confine tra Umbria e Toscana e che gode di una stupenda vista sui laghi di Chiusi, Trasimeno e su tutta la Valdichiana senese. Da quest'estate attiva la nuova cantina con sala degustazione e convegni. Una location fantastica dal panorama mozzafiato per degustazione ed eventi indimenticabili. L'azienda agricola Poggio Santa Maria produce olio DOP e vino DOC dalle eccellenti qualità. Siamo attivi su tutta la filiera, dall'attività agricola di coltivazione fino alla commercializzazione del prodotto, direttamente al consumatore. L'azienda agricola Poggio Santa Maria di Massimiliano Marchetti è in via Villa Cartoni 30, Castiglione del Lago, Perugia. L'impresa edile Antolini Costruzioni di Tavernelle, Perugia, conta oltre 30 anni di attività, con competenze tecniche tali da operare in edifici civili e industriali, ma anche rifacimenti, restauri, manutenzioni varie. L'impresa si pone come valido interlocutore per la realizzazione e la vendita di immobili di prestigio destinati a un mercato nazionale ed internazionale. Impresa edile Antolini. Abitare è un atto di suprema ispirazione. A Perugia c'è Anytime Fitness, la palestra dove troverai un ambiente stimolante e dei personal trainer qualificati. Tutti gli associati ottengono consulenza iniziale gratuita e personalizzata. L'iscrizione comprende l'accesso a più di 4.900 palestre in tutto il mondo, aperte H24. Il nostro staff è preparato a sostenerti nel tuo percorso fitness. Ad Anytime Fitness offriamo training e corsi personalizzati assieme agli strumenti giusti per tenerti motivato. Ma Anytime Fitness è anche Paddle, l'appassionante sport del momento. Sul suo campo divertenti partite ma anche corsi personalizzati per chi vuole cimentarsi. Vieni in via Sette Valli 326 a visitare il nostro club. Chiama il 379-116-9529 per un appuntamento. Torna a Perugia il vero gusto italiano. Tornano i piaceri della tavola e i sapori della cucina tradizionale. Il ristorante pizzeria La Dolce Vita ti aspetta in via Gerardo Dottori 42. Anche la pizza buona come una volta. Prenota ora un tavolo nella nostra terrazza estiva con vista panoramica su Perugia. Al ristorante pizzeria La Dolce Vita anche gustosissimi piatti a base di pesce fresco. Prenota al 348 1514 305. Logica è il tuo partner per la gestione dei magazzini. Con la nostra esperienza siamo in grado di gestire completamente il magazzino, dalla movimentazione delle merci sino ai carichi.
Sinergia, centro medico e fisioterapico, presente a Perugia dal 2006. Offriamo servizi di fisioterapia e riabilitazione, visite specialistiche, esami diagnostici, polisonnografia e un sostegno psicologico per bambini e genitori. Il nostro obiettivo è prenderci cura dei nostri pazienti e soddisfare le loro esigenze, instaurando un rapporto fondato sull'ascolto e sulla fiducia e garantendo qualità elevata e massima assistenza, con il sussidio di tecnologie all'avanguardia che permettono la migliore esperienza di cura con tempi di attesa rapidi. Chiama lo 075 517 2044. Quasar Village è a Corciano, Perugia, lo shopping village per acquisti, tempo libero e relax, con 60 negozi, aree bambini, campi sportivi, sempre aperto anche la domenica. Il Quasar Village di Corciano è una struttura tra le più complete a livello nazionale e ormai da oltre 10 anni il punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero a Perugia. Quasar Village, lo shopping del futuro e il tuo momento di svago. Vai su quasarvillage.it e scarica l'app del centro. Dormi da Re, a Perugia, in via Sette Valli 326-D. Dormi da Re è un'azienda che offre soluzioni per dormire con il massimo comfort. Nel punto vendita di Perugia un'ampia scelta di materassi, reti letto, guanciali e letti, inoltre divani, poltrone relax e sedie ergonomiche. Tutto in un'ottica di orientamento al benessere, non solo durante il riposo ma nella vita quotidiana. Consegna direttamente al cliente e capillare assistenza post vendita. Dormi da Re. Devi alzarti ogni mattina con determinazione se vuoi andare a dormire con soddisfazione. Ristorante da Damiano a Bettona, Perugia, situato nella piazza principale accanto al municipio. Presenta un ottimo menù di carne, di pesce, specialità umbre. Servizio rapido e cortese. Ristorante da Damiano Bettona, chiama per prenotare lo 075 98 69 574. Siamo tornati, messaggio promozionale al Quasar Village di Ellera di Corciano, come ha detto Giacomo, oggi frequentatissimo, più del solito, quello è già di solito. Allora, visto che stai facendo il messaggio promozionale, lo voglio dire, per una volta voglio spendere due parole a favore di Irene. Andate al negozio di Irene di Fiori, perché questo mese di novembre applicherà il 20% di sconto. Ah, e allora forza, quindi accorrete numero. Non il lunedì all'ora di chiusura. No, il lunedì è chiuso, dal martedì allora, in poi. Perfetto, bene. Allora, adesso andiamo a vedere i risultati del girone A, perché qui abbiamo un servizio, dopo ne parliamo. Calzolaro Valdipierle 3-1, Colombella San Giustino 3-0, Monte Castelli Cerbara 0-1, Padule San Marco Promano 0-0, Parlesca Tigrotti Morra 0-1, Pistrino Real Padule 3-0, Umberti De Agape Ponte Pattoli 2-2, San Giustino Ponte Felcino 0-0. In testa c'è Cerbara con 20 punti, a seguire Padule San Marco 16, 15 punti per Calzolaro e Virtus San Giustino, 13 punti Pistrino e Tigrotti Morra, 12 punti Valdipierre Real Padule, Monte Castelli 11 punti, Umberti di Agape 10, 9 punti per Ponte Pattoli Ponte Felcino, Parlesca 7, Promano 6, Colombella Perugia Nord 4 punti e chiude San Giustino 1 punto. Sì, e qui andiamoci a vedere subito il servizio, Irene. Vediamoci Calzolaro Valdipierle 3-1 e il commento Fabio Mattelli. Si gioca a Calzolaro l'anticipo del girone A del campionato di prima categoria tra i padroni di casa in maglia giallo-blu e il Valdipierle invece in tenuta
a strisce verticali, bianco-verdi. Partita interessante, molto combattuta, ben giocata da entrambe le squadre, poi sentiremo anche a fine servizio i protagonisti. Gara che si sblocca però già al minuto 25 del primo tempo, lo vedremo tra poco, prima c'è una conclusione da parte di Dini che termina alta sopra alla traversa. Errore invece nella difesa della squadra di casa, la conclusione che viene parata in tuffo dal portiere Giunti. Andiamo con le immagini ad un minuto molto importante, dicevamo al 25esimo del primo tempo, perché alla fine verrà fuori un bellissimo gol, vedete la palla che si impenna, bella la rovesciata di Domenichini che porta in vantaggio la formazione di casa allenata da Granci per l'1-0. Dunque bello il gol di Domenichini, al quale dedichiamo anche il rallenti. Sempre pericoloso la squadra di casa, il colpo di testa da parte di Allegria termina alto sopra la traversa. Con questo episodio finisce il primo tempo, nella ripresa subito azione da parte di Simoni, il cross al centro, il colpo di testa però troppo lento da parte di Domenichini, il portiere che abbranca il pallone in presa. Ci pensa allora Bianchi, Gianmarco Bianchi, che riceve sul sinistro, lascia partire un gran tiro che si infila all'incrocio dei pali per il 2-0 momentaneo della formazione di casa. Si scuote il Val di Pierle e colpisce con questa bella inzuccata da parte di Morbidelli al 35esimo, dunque è 2-1 per i padroni di casa. Padroni di casa che poi chiudono in pratica il match su questo episodio, intervento, calcio di rigore, qualche protesta da parte degli ospiti, come per la verità succede in tutti i penalty assegnati. Sul dischetto si presenta Dini al 43esimo, virtualmente sigla la fine della gara. 3-1 dunque per il Val di Pierle, che si conferma formazione davvero importante. Nel finale il cross di Tenaccioli, esce stavolta Giunti in maniera non impeccabile, poi la conclusione da parte di Nicconi termina alta sopra la traversa, dunque il Calzolaro batte 3-1 il Val di Pierle. Il campionato ancora, siamo all'ottava su 30 partite, ancora è presto da giudizi, però oggi abbiamo trovato una bella squadra. Io devo fare sinceramente con tutto il cuore al Val di Pierle, che ha fatto una bella partita fino al 2-1, è stata una partita e purtroppo sul calcio decidono gli episodi, e il Calzolaro comunque sta andando bene in casa, ha fatto in 4 partite 18 gol, la media dei 4 gol a partita, e il campionato è lungo, ma io spero che la mia squadra, e mi sbilancio oggi a 22 partite al termine, che presto il Calzolaro sarà lassù dove osano le aquile. Un saluto a Maiattelli, a Baiani, e forza Calzolaro e forza tutto il calcio umbro. Allora, è una partita difficile, risultato un po' bugiardo perché probabilmente due gol di scarto in campo non si sono visti. Devo fare i complimenti al Val di Pierle, all'amico mio Andrea Bartozzoni, che ha schierato una squadra messa benissimo in campo. Noi abbiamo ribattuto botta su botta, però ripeto, la partita poteva finire magari sì con la vittoria nostra, perché comunque il doppio vantaggio autorizza a dire che è meritata la partita, però il Val di Pierle ha fatto qualcosa di importante oggi, che sicuramente se lo portano via e sarà utile durante l'anno. Devo sbollentire un attimo la rabbia, ma perché io devo fare complimenti innanzitutto alla mia squadra e ai miei ragazzi, perché sono comportati veramente bene, hanno fatto una gran partita. Forse il risultato è bugiardissimo, forse dalle immagini non si vedrà, però dico, è una partita che forse meritavamo molto, ma molto di più. Non so quello che ha detto l'altro mister, ma io penso che è una partita equilibrata. C'ho la rabbia, non riesco neanche a parlare perché c'ho una rabbia dentro, perché veramente abbiamo fatto una gran partita, preparata bene. E ieri avevamo preparato proprio la partita in questa maniera, e io devo fare solo i complimenti innanzitutto alla mia squadra, alla società, perché stiamo facendo un gran lavoro e siamo veramente, io sono fiero di tutti i ragazzi che sto allenando, 27 ragazzi, sono fiero. Eccoci qua, allora io devo ringraziare il presidente Giulio Zamponi per i saluti che ha mandato a tutti noi, grazie presidente.
Volevo mettere anche in rilievo il Materazzi dell'Umbria. Perché dico questo? Perché pensate che nel calzolaro, l'avete visto nel servizio, gioca Gianmarco Bianchi, che da difensore ha già realizzato 5 gol. E tutti di ottima fattura, quello di ieri anche un bel sinistro all'incrocio dei pali, quindi complimenti a Gianmarco che si è calato in questa realtà del calzolaro, che sta facendo molto bene, che sta facendo gasare a mille il presidente con il segretario, che pensate detiene una specie di record, perché da quando c'è il calzolaro sono oltre 30 anni e sempre lui il segretario, quindi anche queste sono belle storie di calcio dilettantistico. Poi sappiamo che ci vuoi quasi tutte le domeniche, presidente, il nostro Massimo non te lo possiamo mandare sempre, quindi non ti illudere, però cercheremo di mandartelo di volta in volta. In questo girone c'è il Cerbara nettamente in testa con 4 punti di vantaggio sulle Padule San Marco, una Virtus San Giustino che continua un po' in un'altalena di risultati, mentre l'altro San Giustino è relegato all'ultimo posto in classifica. Nel prossimo turno il Cerbara ospita l'Umberti De Agape, mentre il Padule San Marco, che occupa attualmente il secondo posto, se la vedrà nello scontro diretto con la Virtus San Giustino. Passiamo invece al girone B e ne parliamo con Alessio Grilli. Pappiano Sant'Orsola, Torgiano 1-1, Passignano Capocavallo 2-2, Piegaro Tuoro 0-3, Sant'Arcangelo Sette Valli Pila 2-1, San Nicolò Madonnalta Ferro di Cavallo 4-3, Santa Sabina Vitellino 2-0, Spina Ammeto 2-1, Visnuova Alba Via Larga Marciano 1-2. In classifica c'è il Tuoro con 16 punti, a seguire Via Larga Marciano e Pappiano Sant'Orsola, 13 punti per Capocavallo, Torgiano, San Nicolò, Passignano e Santa Sabina, 11 punti Visnuova Alba e Piegaro, Vitellino 10 punti, Ammeto Sette Valli Pila 8, 7 punti Sant'Arcangelo, Madonna Alta 5, chiude Spina 4 punti. Allora Alessio Grilli, prima di andare a vedere il servizio che questa settimana ci arriva da da parte della Nuova Alba, allora per fotografare un po' quello che è il campionato del Madonnalta Ferro di Cavallo, io faccio un passo indietro e guardo la partita con la prima della classe, che è il Tuoro. Non meritavate assolutamente di perdere, l'abbiamo scritto lì. Mi sembra che questo sia un po' il refrain di tutte le domeniche, no? Assolutamente, questo è il trend che ci sta in questo momento, sta seguendo la squadra. Seminiamo tanto ma poi raccogliamo veramente poco, abbiamo perso le partite in maniera veramente incredibile, ma quella col Tuoro è soltanto una della lunga serie, perché poi abbiamo perso anche altre partite in maniera ancora più rocambolesca, agli ultimi minuti, all'ultimo assalto. Veramente siamo stati, in questo momento siamo abbastanza sfortunati, però non è un alibi assolutamente, dobbiamo fare insomma iniziare a fare insomma qualche punto, perché poi non siamo strutturati per stare laggiù, insomma abbiamo intenzione di portarci in situazioni di classifica un pochino diversa da quella dove stiamo adesso, quindi ci rimbocchiamo le maniche e penseremo insomma da domenica prossima. La prossima partita parrebbe facile. Scontro fraticida. Ecco, ma nasconde invece delle insidie. Scontro fraticida, insomma, siamo noi e lo Spina, insomma al momento siamo quelle che stiamo laggiù, quindi insomma avranno anche loro il dente avvelenato, perché poi vengono una vittoria, quindi voi giocate a San Sisto? Noi giochiamo a San Sisto, sì, giochiamo a San Sisto, il sintetico di San Sisto. Esatto. Avresti preferito magari un campo più da battaglia, tipo Madonna Alta? Diciamo, no? Come ho detto io anche a società, ma spesso anche ai ragazzi, San Sisto dà un'idea di stadio, non molto di campo sportivo. Sì. Quindi quella sensazione di stare in casa a volte si avverte molto, molto poco, diciamo sono tutte partite un po' da campo neutro, se vogliamo così, però alla fine è un bel terreno dove cerchiamo di giocare a calcio, un bel calcio, insomma, perché poi alla fine è quello che ti premia, insomma. Senti, cioè, secondo te quello che la squadra che ti aspettavi di più è quella che invece ha mantenuto le attese del tuo girone? Per gli organici che hanno? Sì, forse in questo momento sono un pochino più attardate Passignano e Nuova Alba, che sono le squadre che secondo me hanno in rosa i giocatori più forti, insieme anche al Capocavallo, che è una bellissima squadra con giocatori importanti, vedi De Luca, che con questa categoria ci azzecca veramente poco. Tuoro sinceramente non lo facevo per stare lassù, l'abbiamo affrontato, una bella squadra, ma sinceramente con noi ha raccolto più di quello che ha seminato quella partita, però alla fine
a differenza del girone A, il girone questo qui nostro è un pochino più, è molto più raccolto, sono 4-5 squadre su pochissimi punti e la classifica è molto corta. Partite strane, chi perde la domenica in casa poi va a vincere fuori. Viceversa. Girone molto equilibrato, molto molto equilibrato. Complimenti comunque al mister del tuo Roma Gara che è lassù e quindi gli vanno fatti complimenti, che domenica se la vedrà con la Vis Nuova Alba in una specie di scontro diretto almeno sulla carta, almeno sulla carta. Abbiamo detto invece dell'impegno del Maronna Alta in casa contro lo Spina. Allora, andiamo a vedere il servizio di questo girone, Irene. Vediamoci Vis Nuova Alba Via Larga Marciano 1-2, commento Fabio Miattelli. Battuta d'arresto interna per la Nuova Alba che viene fermata in casa 2-1 dal Via Larga Masciano. Andiamo con le immagini, Nuova Alba in maglia nera, la conclusione sotto misura di Bocciarelli, c'è la respinta della difesa. È Genipi che inizia l'azione, palla in area di rigore, anticipato Temperoni dall'uscita di mezza sommata. Temperoni commette fallo e chiede anche scusa al portiere ospiti. Calcio d'angolo ancora per i padroni di casa, il colpo di testa però alto da parte di Bagnetti. Si fa vedere con Calistroni la formazione ospite, bella, interessante la punizione, palla che colpisce però solo l'esterno della rete. Sull'altro fronte un'altra punizione, il colpo di testa, la palla va sul palo, sta per approfittarne Mincegucci ma non arriva in tempo sul pallone. Passa invece in vantaggio il Via Larga Masciano, fallo abbastanza netto, questo ai danni di Senzini, arriva il direttore di gara e concede la massima punizione. Sul dischetto al minuto 38 va Calistroni e fa 1-0 per Via Larga Masciano. Via Larga Masciano che poi praticamente nella prossima azione al 46esimo, quindi nel primo del recupero della prima frazione con tre quattrini, segna la rete del 2-0 col quale va negli spogliatoi. Con le immagini passiamo alla ripresa, sempre abbastanza farraginoso l'inizio di azione della Nuova Alba. Qui un calcio di punizione per i padroni di casa, non trattiene il portiere Mezzasoma, è lesto al sesto minuto. Mincigrucci ad approfittare per accorciare le distanze. 1-2 quindi il punteggio, poi opportunità ancora per la Vis Nuova Alba dopo una bella azione da parte di Bocciarelli. Si fa però rivedere con pericolosità la formazione ospite, qui il portiere di casa Sorbaioli deve uscire e ad abbancare il pallone in due tempi. Ancora Sorbaioli protagonista su questo colpo di testa, nel finale Nuova Alba ci prova, qui va a segno ma l'arbitro annulla per un intervento irregolare di Bagnetti per un fallo sul portiere. Ultimi secondi di gioco, in campo anche i subentrati, uno di questi è Caccetta che mette in mezzo, ma Bagnetti si mangia un gol clamoroso, dunque vince 2-1 il Via Larga Masciano sul campo della Nuova Alba. È una partita che somiglia anche a un'altra partita che abbiamo giocato contro il Piegaro fuori casa, cioè credo che avevamo il predominio della partita. Poi abbiamo fatto un errore in fase di impostazione grave, abbiamo subito il rigore e poi il 2-0 è stata una mazzata. È vero che il loro attaccante è stato bravo, ma 3 contro 1 lì non dobbiamo permettergli di fare quello che ha fatto. La reazione c'è stata, però non possiamo permetterci di regalare 2 gol a partita agli avversari, perché dopo è troppo difficile recuperare, dobbiamo fare molto meglio, soprattutto in fase difensiva. Allora, partita molto combattuta, siamo partiti veramente bene il primo tempo, è veramente un campo difficile, abbiamo tirato fuori veramente gli attributi oggi, una partita veramente di squadra, su ogni pallone cattivi, con molte difficoltà e infortuni, siamo riusciti a tirare fuori tutto, ma quando ti alleni bene, quando c'è un gruppo eccezionale, tutto viene da sé. Lo dimostra il fatto che è entrato un ragazzino nel 2002 a porta e gli ultimi 5 minuti ha fatto una parata che ha salvato il risultato. Allenandosi bene, questo dimostra che il lavoro paga. Di questo sono convintissimo. Eccoci tornati. Allora, io andrei subito con i servizi del girone C di prima categoria, perché ne abbiamo ben due, e poi un piccolo commento. Vediamoci Spoleto BM8 Nocera Umbra 2-0,
commento di Leonardo Schiavoni, e vediamoci Costano Virtus Foligno 4-1, commento Fabio Miattelli. Ottava giornata del campionato di prima categoria, girone C, si affrontano la BM8 Spoleto ed il Nocera Umbra. 7 punti in classifica per la BM8, 8 punti per il Nocera. Entrambe cercano i 3 punti per risalire la classifica. La prima chance è per la BM8, che ci prova subito con la conclusione. Il numero 10 trocca la palla che termina sul fondo, continua poi ad attaccare la BM8, finta e destro da parte di Brunelli che si insacca 1-0 per la BM8 Spoleto. Gol del numero 9 Baronci, non Brunelli. Nocera che poi prova a reagire con un calcio di punizione che termina però sul fondo. Continua ad attaccare poi la BM8, ingresso in area di rigore di Vigna che mette in mezzo, palla spazzata dalla difesa del Nocera che però continua a soffrire, mischia clamorosa in area di rigore e alla fine arriva il raddoppio di Brunelli, il gol del 2-0 della BM8 Spoleto. Baronci e Brunelli siglano i gol della squadra di casa e continua ad attaccare qui il destro respinto sulla conclusione di Troca. Nocera che torna però a farsi vedere in avanti con la conclusione bloccata da Faraci. Prova ad accorciare in distanza gli ospiti con il calcio d'angolo e il colpo di testa che va a sfiorare l'incrocio dei pali da parte del numero 10 degli ospiti, Giustiniani. Nella ripresa ci prova ancora la BM8 a cercare il gol del 3-0. Conclusione deviata in angolo, la quale scaturisce un'altra chance per la girata di Troca che va sul fondo. Poi il Nocera prova ancora a riaprire la partita, un calcio di punizione però bloccato facilmente da Faraci. Nel finale di partita ci prova la BM8 a cercare il terzo gol, gran palla in area di rigore, buca qui l'intervento Micanti, ma non c'è più tempo, la BM8 batte 2-0 il Nocera. Beh, devo dire che sono abbastanza soddisfatto per la prestazione, venivamo da una brutta prestazione dove abbiamo perso meritatamente, oggi i ragazzi hanno risposto in maniera positiva e fortunatamente ho recuperato qualche infortunato, perché poi alla lunga sento tante squadre che giustamente si lamentano per averne 4-5, adesso posso provare a dirlo anch'io, noi dall'inizio del campionato che ci mancano minimo 7-8 giocatori rispetto alla rosa che avevamo preventivato. Ecco, stiamo recuperando qualcuno, e la società ha preso un paio di rinforzi che ci daranno una mano. Dobbiamo continuare, cercare di dare più continuità possibile, perché questo è un campionato dove vince chi è più cattivo, chi ha più rabbia, chi ha più furore agonistico, e noi certe volte questo non l'abbiamo ancora capito. Quindi se ci mettiamo in testa che la prima categoria è una categoria, con tutto il rispetto, ignorante calcisticamente, e se noi ci adeguiamo a questo ci riusciamo a togliere qualche soddisfazione che potrebbe essere fare un buon campionato. Non dimentichiamo che la società è ripartita nuova quest'anno qui allo stadio con un nuovo allenatore, quindi era impensabile che si potesse avere tutto e subito, ci vuole solo una gran pazienza, lavoro, grande umiltà, sacrificio e quel furore agonistico che alcune volte ci è mancato, ma che oggi la squadra ha dimostrato di poter avere e che deve avere per quasi per tutte le partite da qui alla fine. Sì, abbiamo sofferto, diciamo, oggi le condizioni un po' del campo che non permettevano di giocare con qualità, e purtroppo noi siamo una squadra che se non riesce a gestire e dominare certe partite va in difficoltà, e abbiamo sofferto un'ottima partita della BM8 che ci ha pressato bene, non ci ha fatto giocare, e dobbiamo crescere, siamo dei giovani e hanno bisogno di sbagliare, hanno bisogno di crescere, cercheremo di migliorare col lavoro. Festeggia la prima vittoria in casa il Costano in maglia nera, lo fa ai danni della Virtus Foligno, ci voleva, lo dirà poi anche il mister negli spogliatoi,
questo primo successo interno e un successo rotondo, convincente, addirittura finirà 4-1 la partita. Costano subito pericoloso con questo pallone che coglie forse un po' impreparato all'improvviso Cingillo, che non riesce a deviarlo in rete. Break del Costano ed un break importante, perché se ne va Filippo Allegrucci e con un destro infila il portiere Antonini, vanamente proteso in tuffo, e dunque 1-0 per il Costano. Festeggia numero 11 di casa. La risposta della Virtus Foligno, uscita un po' avventurosa del portiere del Costano, per fortuna Cacciarani non inquadra lo specchio della porta. Sull'altro fronte il colpo di testa di Cingillo, ancora, che se ne va di poco sul fondo, anzi di molto sul fondo, ma era una buona occasione. Occasione che però arriva per il raddoppio e c'è una conclusione da parte di Belgiorno al 38esimo. Il portiere è scavalcato e complice forse anche una deviazione. Costano 2, Virtus Foligno 0. Virtus Foligno che prova ancora, ci prova, batti e ribatti, poi il pallone indirizzato verso la porta da Buriani, ma l'opportunità sfuma. Non sfuma invece ancora quella del Costano, grandissimo destro al minuto 44 di Alessandro Eugeni, ed è 3-0 per il Costano, che chiude dunque virtualmente la partita già nella prima frazione. Con le immagini andiamo alla ripresa. Ci sono altri due gol da vedere, ma prima questa azione dove la squadra ospite reclama un possibile calcio di rigore per un intervento su Bevilacqua, ma l'arbitro lascia correre. La risposta del Costano, sempre pericolosa, con Allegrucci che porge un cioccolatino facile a Cingillo, che di sinistro infila la rete del 4-1 al 23esimo, dunque Costano 4 Virtus Foligno 0. Virtus Foligno che però al 40esimo riesce ad accorciare le distanze, con prima impegnando il portiere Mencarelli con questo sinistro da fuori area, poi il Costano che trova spazi ancora a sinistra, il cross, bravo Antonini a sventare la minaccia di piede. Arriva al 40esimo, dicevamo, il gol del con il numero lo segna, vedete, il numero 77, Persechini, che riesce ad infilare il portiere del Costano. Poi ci sarebbe anche un'altra possibilità per la squadra ospite, stavolta però è bravo Mencarelli a rimanere fermo, a non tuffarsi. Finisce dunque con la vittoria del Costano 4-1. È stata una vittoria importante perché venivamo da due successi esterni fuori casa e quindi dovevamo vincere la prima partita in casa, e ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a portare a casa una vittoria che l'abbiamo fatta facile per merito nostro, e adesso ci aspettano due partite difficili, e la prima a Palazzo, quindi pensiamo a quella, sarà dura, però ci andiamo con positività perché veniamo da queste tre vittorie. E niente, sono contento così, faccio un applauso ai ragazzi che sono stati veramente bravi. Mi dispiace soprattutto per quello che è successo, espulsione per aver soccorso un mio giocatore che aveva un dolore al petto e mi sono precipitato, quindi espulso per questa motivazione. Io penso che sia una cosa veramente fuori dal normale. A parte questo, e fortunatamente il ragazzo che sta bene, ha fatto l'elettrocardiogramma, è questo che mi preme. Il resto la partita purtroppo non la commento, sono molto deluso, onestamente sono molto deluso. Farò delle riflessioni questa sera, perché comunque la squadra che perde 4-1 la colpa è dell'allenatore, quindi mi prendo tutte le responsabilità di quello che è successo oggi, quindi diciamo che sono io che prenderò delle decisioni sicuramente in serata. Abbiamo visto il servizio, Palazzo e Bevagna in testa alla classifica, dunque con 21 punti, e sta facendo molto bene la squadra di mister Della Ciana, ma anche questo Bevagna va tenuto sott'occhio. Invece l'Atletico Gualdo Fossato non va oltre l'1-1 contro l'Real Virtus. Io però vorrei fare i complimenti al Costano, che trova, come abbiamo visto nel servizio, la prima vittoria casalinga della stagione, ed è un osso duro per tutti, si rivelerà, con Cingillo, con attaccanti importanti. Assolutamente. E poi da quelle parti c'è sempre il vivaio Bastia, Angelana, quindi giocatori buoni ci sono senz'altro.
Adesso Irene, invece proponiamo il servizio del girone D e poi anche qui piccolo commento con in sovraimpressione la classifica e i risultati. Vediamoci Fabbro, Lugnano in Teverina 2-1, commento Stefano Di Nardo. Al comunale di Fabbro per l'ottava giornata del girone D di prima categoria Umbra, sotto la direzione del signor Sensini di Terni, scendono in campo Fabbro e Lugnano in Teverina. Mucci fuori per il Fabbro all'ottavo, De Sinistra colpisce male la palla, sfiorando il palo. Tessicini Leonardo al decimo, servito in aria, si gira al volo, ma Mollighella fa sua la palla. Rubeca al 17° dal limite dell'area ci prova, con la palla che finisce sul fondo. Montagnolo al 18° serve Muccifori che dal limite esterno della lunetta infila la palla in rete per l'1-0 del Fabbro sul Lugnano. Ospiti pericolosi al 21° quando Lanzi in aria si gira al volo mandando la palla sul fondo. Montagnolo al 25° ci prova al volo ma sulla traiettoria trova Granca che respinge la palla. Mollighella non si fa trovare impreparato prima sul tiro dal limite di Cantamessa al 33° e a seguire sulla punizione di Rugo che arriva direttamente fra le sue mani. Vergari al 41° servire in aria non ci arriva per la diversione vincente in rete. Al ritorno in campo dopo la pausa Lugnano si porta subito in avanti in cerca del pareggio. Tessicini Leonardo al 7° dopo aver saltato Rosi ci prova di sinistro ma la palla finisce sul fondo. Tessicini Tommaso al 9° in aria viene messo giù da Leonardi con Sensini che ferma subito il gioco assegnando il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Rugo che infila la palla in rete ma Sensini annulla facendo ripetere di nuovo. Sul dischetto si riporta ancora Rugo che con freddezza infila di nuovo la palla in rete per l'1-1 tra Fabbro e Lugnano. Rubega al 14° sugli sviluppi di una punizione colpisce il palo. Il Lugnano ci prova in tutti i modi, Mollichella è bravo prima in uscita a togliere la palla all'attaccante ospite e a seguire rischia grosso sbagliando l'uscita con Proietti che non riesce ad infilare la palla in rete. Vergari al 26° servire in area infila la palla in rete per il 2-1 del Fabbro sul Lugnano. Proietti al 28° serve in area Tessicini Leonardo che si gira al volo ma Mollichella para a terra. Rubega al 33° colpisce di nuovo il palo. Serrante al 37° è bravo ad intercettare la palla e destinare a Proietti lanciato verso la porta. Al triplice fisso finale è festa per il Fabbro. Allora intanto abbiamo giocato contro una squadra assolutamente forte, abbastanza organizzata e che ha un centravanti di assoluto valore. Assolutamente più forte anche della categoria di nostra appartenenza. Quindi la vittoria ha un valore assolutamente importante perché è venuta meritata. Abbiamo concesso qualcosa a una squadra che, ripeto, è fisica e ha un centravanti di altre categorie, era normale. Noi abbiamo sbagliato varie volte il raddoppio, però nel complesso sono veramente contento perché queste sono partite dove basta poco per perderle, basta poco per vincerle, ma per vincerle ci vuole grande passione, grande impegno, grande spirito di sacrificio e questo c'è stato, sono contentissimo e sinceramente anche 3 punti sono importanti. Sporting Terni lanciatissima in cima alla classifica, questa è una squadra che rispetta... Affrontiamo mercoledì in coppa. Ecco, quindi sei abbastanza preoccupato immagino, perché insomma poteva capitare una un pochino più facile. Diciamo che non è fortunato l'inizio di stagione, ma almeno no. Però chissà no. Che poi se no sia una di quelle partite che invece si fa bene e ti danno stimoli. Molto più stimoli. Sporting Terni che batte il San Gemini nello scontro diretto e allunga quindi a più 5 in classifica e nel prossimo turno andrà a far visita al Ciconia, squadra che invece è nella media bassa classifica. Per quanto riguarda il campionato di prima categoria è tutto, adesso abbiamo 3 servizi di seconda. Cominciamo, poi ci dirà qualcosa anche Giacomo su questa squadra, ovvero il San Mariano, squadra costruita per...
Real San Marino, costruita per vincere, quindi ecco, vai Rene. Vediamoci, San Marino sul Pizia 1-0, commento Leonardo Schiavoni. Campionato di seconda categoria Girone A, si affrontano il San Marino ed il Sulpizia, partita valida per la quinta giornata. 4 vittorie su 4 per i padroni di casa, 12 punti in classifica e primo posto. A 7 punti il Sulpizia, che vuole arrestare la corsa del San Marino. Partita che si prospetta essere molto equilibrata. La prima occasione è per il San Marino, con un lancio in avanti sulla sinistra. L'ingresso nel rigore, il cross troppo lungo alla ricerca di Vincenti. Prova poi a rispondere il Sulpizia con un cross da parte di Cuccolini. Blocca senza problemi Vagnetti. Ci prova poi il San Marino con un calcio di punizione. Il colpo di testa da parte di Maracaglia, la palla che termina sul fondo. Continua ad attaccare anche il Sulpizia. Altro cross da parte di Cuccolini, sfiora solo Cristi, cercava il colpo di testa vincente per il vantaggio, non l'ha trovato, allora continua ad attaccare il San Marino con un altro cross di Maracaglia, lunghissimo sul secondo palo, tocca Cavalli e toglie la palla dalla disponibilità di Vincenti, cercava la zampata dell'1-0, continua poi ad attaccare il San Marino, la conclusione dalla lunga distanza da parte di Scoccia, palla alta non di molto, ha provato il capitano col mancino, ci prova poi anche il Sulpizia con il cross in area di rigore, ferma tutto l'arbitro per un controllo con un braccio da parte di Metozzi che aveva messo dentro, irregolare però la sua conclusione. All'intervallo quindi 0-0, nella ripresa ci prova poi il Sulpizia con l'ingresso in area di rigore di Tristi che calcia con il destro, gran parata da parte di Vagnetti, ospiti che partono forte, qui in sinistro ancora Vagnetti sulla conclusione di Cuccolini, con un riflesso mette in calcio d'angolo, torna a farsi vedere poi in avanti il San Marino con Marchesini che entra in area di rigore, calcia col mancino, blocca facile Cavalli ma subito pericoloso ne è entrato Marchesini, poi qui c'è un intervento su Curti che prende un colpo al volto da parte di un giocatore del Sulpizia, si accende con qualche scintilla la partita anche con i componenti della panchina di entrambe le squadre, chiedevano un cartellino i giocatori del San Marino, ci prova poi Marchesini di testa che trova il gol dell'1-0. San Marino in vantaggio con il gol del neo entrato Marchesini. San Marino che cerca poi il raddoppio, qui chiede un calcio di rigore e Scoccia per un fallo di mano, non c'è secondo l'arbitro, poi altro calcio di punizione deviato, pallone che termina alto. Nel finale il Sulpizia prova a cercare il pareggio, in qualche modo il San Marino riesce a difendersi e poi sul rilancio Marchesini ha l'occasione per provare il raddoppio, viene forse trattenuto, tutto regolare per l'arbitro. Nel finale continua, ci prova ancora il Sulpizia, la conclusione termina sul fondo da parte di Cuccolini, era l'ultima chance, l'incontro termina 1-0 per il San Marino, 5 vittorie su 5, primo posto in classifica. No, è stata una partita molto tirata perché anche loro è una grandissima bella squadra, avevo preso informazioni e poi i risultati che avevano fatto. È solo che purtroppo noi il male nostro è che siamo molto molto corti dovuto a tanti infortuni che poi in questi momenti ce l'hanno quasi tutte le squadre, il fatto di essere stati un attimino fermi un anno e mezzo e siamo un pochino corti, però quello che ho visto oggi è che chiunque entra dà il massimo e questa è la cosa più bella per noi. Un campionato equilibrato si può dire questo del girone A? Ma è equilibratissimo perché diciamo che per lottare sui vertici ci siamo 5-6 squadre che siamo tutti ben attrezzati e speriamo che alla lunga, io mi auguro che vinca il migliore, speriamo, non c'è altro, perché vuol dire è un campionato tiratissimo, ci sono squadre che oggi in seconda categoria, non è più come una volta che
un allenamento, due allenamenti, adesso sono tutte preparate fisicamente, atleticamente, e poi posso anche dire che c'è gente che scendendo da categorie superiori e tecnicamente è un cambiato molto molto valido. Ma guarda, veramente dopo questo percorso iniziale di campionato, dove qualche difficoltà a ritrovare un po' di atteggiamento, oggi forse è la giornata in cui siamo stati più pronti, perché giustamente giocare contro una prima classifica ti stimola, quindi eravamo dentro la partita e penso che l'abbiamo anche dimostrato, perché le occasioni sono state forse quasi più per noi, però hai detto bene, una partita equilibrata, recrimino su una palla inattiva che purtroppo nel calcio stanno diventando molto importanti e fondamentali. Qualcuno dice che questo girone A è veramente un girone equilibrato. Allora, io veniamo da Toscana, quindi è il primo anno, quindi ci mancano un po' le conoscenze, ci mancano tante cose. Stiamo trovando delle difficoltà, giustamente, di ambientamento, di conoscenza, abituati a un calcio che forse era un pochino diverso. Ho visto delle squadre che possono avere dei valori inferiori, però sul campo non lasciano niente, e oggi invece ho trovato una squadra che gioca a calcio, che ha un'idea migliore di calcio, ci è piaciuto e ci piace giocare queste partite. Campionato sicuramente equilibrato, però penso che nelle prossime 4-5 partite, con la fine del girone d'andata, anche se molto corto, verranno fuori quelle che saranno le 2-3 squadre che possono lottare. Sicuramente il San Marino ha perso uno slancio importante, le qualità si vedono sul campo, però se ci sarà equilibrio allora anche noi cercheremo di fare il nostro e entrare dentro. Giacomo, tornati in studio, Real San Marino dunque. Sì, io l'ho battezzata Real San Marino perché, voglio dire, a parte che ha vinto 1-0, però è primo in classifica, vince sempre, hanno un bel gruppo, ma soprattutto hanno, qui è la classica, qui è, come si dice, qui va proprio sottolineato il manico di questa squadra, che è l'allenatore. Io me lo ricordavo Giovanni Carini quando giocava, che era un grandissimo, sì, giocatore, importante, bravo, un po' donnaiolo, questo sì, era un po' un provolone, aveva molte donne dietro, però era un gran giocatore. Oggi lo vengo a scoprire che fa l'allenatore. Quindi giocava su tutti i campi? Su tutti i campi. Oggi vengo a scoprire che è un grande allenatore, vince sempre. E mi sono chiesto, ma uno a questi livelli non dovrebbe fare la seconda categoria, ma evidentemente lo fa per amicizia, per qualcosa. E poi bisogna sempre partire da qualche parte. Da qualche, no? Parte, ma no, ma credo che lui lo faccia più perché gli piace stare nel gruppo. Ecco, io dico ai dirigenti del San Marino che ieri qualcuno mi ha detto abbiamo sofferto un po' troppo. Beh, a mo se vogliono vincere anche senza soffrire, mi sembra un po'. Mi sembra un po' troppo facile. No, allora giocassero da soli. Mi sembra un po'. Comunque voglio fare i complimenti a Giovanni Carini. A Giovanni Carini. Bene Irene, vediamoci gli ultimi due servizi, uno del girone B ed uno del girone C di seconda categoria. Vediamoci Pozzo Pietrafitta 1-3 e Nuova Attianese Papigno 5-0. Campionato di seconda categoria, girone B, quinta giornata, si affrontano il Pozzo e il Pietrafitta. Entrambe le squadre cercano punti per risalire la classifica, il Pozzo con un solo punto, Pietrafitta a quota 3. La partita inizia e la prima occasione ce l'hanno subito gli ospiti, che ci provano a penetrare in area di rigore con Tiberi, che viene messo giù per l'arbitro, calcio di rigore. Dal dischetto va il numero 9 Minciotti, che con il destro insacca, tocca ma non basta, passa Grilli, quindi la Pietrafitta in vantaggio. Prova poi subito a reagire il Pozzo con Ionuzzi, cerca la giocata, il sinistro che termina sul fondo. Poi ancora il numero 7 del Pietrafitta, Ionuzzi, che in un gioco di gambe mette la palla al limite per la conclusione da parte di Federici, che termina alta. Prova a cercare il gol del pareggio il Pozzo con poi un calcio di punizione. La palla che viene messa in area di rigore, ma ferma tutto l'arbitro per fuorigioco. Un colpo di testa di Capri, poi errore da parte della difesa del Pozzo. Ci prova allora Marri, para, prima passa Grilli e poi sciupa tutto Marri, puntando un tocco sotto che termina sul fondo. Ci riprova il Pozzo, il cross in area di rigore, tenta un gran colpo di tacco Giovannetti, con un quadro per lo specchio della porta.
poi Marri che ruba palla sulla tre quarti, rimpallo in area di rigore, palla che scheggia la traversa, sta per segnare un gol davvero rocambolesco. Prova subito ancora il Pozzo a reagire con il destro da parte di Ionuzzi, la palla che esce di poco, poi calcio d'angolo a favore dei padroni di casa, ma ancora Ionuzzi, il colpo di testa da parte di Giovannetti, la gran parata da parte di Bianconi che nega il pareggio padroni di casa. Allora prova a approfittarne ancora la Pietrafitta con un colpo di tacco, gran parata di Passagrilli all'intervallo. E quindi 1-0 per gli ospiti. Decide il rigore calciato da parte di Minciotti. Prova poi il Pozzo ancora a cercare il pareggio. Il cross in area di rigore. Il pareggio arriva e lo segna il numero 4 Azizi sul cross di Ionuzzi. 1-1. Ci prova in Pietrafitta con un calcio di punizione da parte di Emanuelli che viene respinto. E poi ancora Emanuelli con il destro. Non inquadra lo specchio della porta. Calcio di punizione per il Pietrafitta. Palla in area di rigore. Lotta in area e trova il gol del 2-1. Il numero 8 Tiberi. No, scusate, il numero 8 del Pietrafitta. Sì, Tiberi, che porta in vantaggio gli ospiti. Provano poi a chiudere la gara. Altro cross. Gran conclusione. Il gol del 3-1 di Ceccarelli. Quindi si porta sul 3-1 il Pietrafitta che poi cerca ancora il quarto gol con Marri che entra in area di rigore. Tutto solo davanti al portiere. Riesce a respingere in qualche modo Passagrilli che si salva. Poi sul corner altro colpo di testa e ancora la parata di Passagrilli. Sul colpo di testa da parte di Ruspolini prova il Pozzo nel finale a riaprirla. L'imbucata di Ionuzzi, la conclusione. Respinge però Bianconi. Partita che termina dunque 3-1 in favore del Pietrafitta che sale a quota 6 punti in classifica. Sì, purtroppo dopo che abbiamo pareggiato abbiamo subito ripreso il gol del 2-1 che diciamo che ci ha troncato un pochino le gambe. Comunque sia dobbiamo fare anche i complimenti all'avversario che comunque sia si è dimostrato molto organizzato. I nostri ragazzi hanno dato il massimo e forse pecchiamo un pochino di inesperienza, anche perché è una squadra che abbiamo praticamente ringiovanito, è una squadra nuova e quindi con calma speriamo che piano piano il lavoro che stanno facendo li possa ripagare, ci possa ripagare diciamo con il sacrificio, con la possibilità, diciamo, la speranza di ottenere dei migliori risultati. Ci avevamo bisogno, comunque abbiamo fatto una bella gara. Era importante per noi comunque fare risultato pieno oggi perché dopo belle prestazioni e pochi punti era importante fare comunque risultato al di là della prestazione. C'è stata sia la prestazione che anche il risultato. Diciamo che abbiamo preso gol rischiando solo una volta e ci hanno fatto gol, però la partita l'abbiamo sempre fatta noi, abbiamo avuto tante occasioni, siamo stati precipitosi a volte, però va bene anche perché la squadra ha risposto soprattutto dal punto di vista dell'intensità e quindi sono soddisfatto anche perché in prospettiva, considerando che abbiamo alcuni giocatori determinanti fuori, sono fiducioso, anche se siamo abbastanza indietro come classifica, però giocando in questa maniera, recuperando persone che comunque per noi sono importanti, faremo bene continuando in questa maniera. Grazie e buonasera. Campionato di seconda categoria Girone C, si affrontano la Nuova Tiglianese a quota 10 punti in classifica e il Terni Papigno a quota 1. Squadre che ambiscono ad obiettivi ovviamente diversi. Nuova Tiglianese che cerca punti per avvicinarsi ancora di più al vertice della classifica. Nel primo tempo è proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo che la Nuova Tiglianese si porta in vantaggio con un gran colpo di testa da parte di Barcherini. Palla che passa sopra ad Arcangeli, quale non può nulla. Quindi vantaggio per i padroni di casa che poi hanno la chance del raddoppio. Traversa linea colpita da Porcacchia. Ci prova poi anche il Terni Papigno che sciupa una grandissima opportunità con De Angelis. Poi un destro dal limite sempre di Barcherini, bloccato stavolta da Arcangeli. Continua ad attaccare poi la Nuova Tiglianese
che ha la chance del raddoppio. La palla qui sfiora il palo e va sul fondo. Si rimane al momento 1-0 nella ripresa. È ancora una Vattianese che attacca, il destro da parte di Porcacchia viene bloccato, ci prova poi ancora i padroni di casa con la discesa sulla destra, il cross per Porcacchia che sbaglia incredibilmente, da due passi e poi una gran parata da parte di Arcangeli, tiene sull'1-0 il risultato. Vattianese che non è riuscito a trovare il gol del raddoppio fino a questo momento però, perché Porcacchia con il destro trova il gol del 2-0. Poi si invola in area di rigore Scavino, sempre lui riesce a salvare questa volta in qualche modo la difesa del Terni Papigno. Ci provano poi gli ospiti a riaprire la partita con un calcio di punizione che però termina alto e poi con un cross la palla che viene rimessa in area libera la difesa della nuova Tianese, che alla fine trova il gol del 3-0 con il numero 9 Eugenio Carletti. C'è spazio ancora per attaccare, i padroni di casa trovano addirittura il quarto gol. 4-0, risultato di partita ormai chiusa. Poi su un altro corner cerca la girata e il quinto gol a Nuova Tianese, il quinto gol che poi lo trova con il destro qui respinto e poi conclude alto Porcacchia. Non è ancora il momento del 5-0. Prima c'è un calcio di punizione con una palla bloccata da parte di Sciaccaluga, poi arriva anche un'espulsione per un brutto fallo, quindi Terni Papigno in 10 uomini nel finale di una partita che ormai però è compromessa e alla fine è Carletti che fa doppietta, segna il gol del 5-0. 5-0, ci prova poi il Terni Papigno d'orgoglio, non riesce a trovare il gol. L'incontro termina 5-0 per la Nuova Tiglianese. È stata una partita, diciamo, siamo contenti di aver dato continuità alla serie di risultati positivi che stavamo facendo. E il risultato alla fine fa sembrare la partita più agevole di quella che è stata in realtà. La squadra avversaria ci ha dato soprattutto nel primo tempo del filo da torcere, pur non creando grandissime occasioni, però diciamo sono riusciti a un po' ad irretirci e a non permetterci di giocare bene. Nel secondo tempo abbiamo corretto alcune cose, siamo riusciti subito a raddoppiare e poi a fare il terzo gol, la partita è stata più semplice. E peccato, perché alla vigilia di una partita importante comunque chiudiamo la partita in 10 uomini, perdendo un giocatore per noi importante, però la rosa è valida e abbiamo tanti ragazzi che possono far bene, sicuramente chi prenderà il posto degli assenti non li farà sicuramente rimpiangere. E niente, siamo soddisfatti, ci siamo tolti un'altra soddisfazione, stiamo giocando bene e speriamo di continuare così. La partita è stata una partita difficile, giocata sul campo di una delle favorite per la vittoria del torneo. Squadra attrezzata, quella dell'Antigliano, che ha dimostrato tutto il valore in campo e devo dire che ha meritato la vittoria per il valore espresso in campo, seppur noi fino al 55esimo-60esimo siamo rimasti in partita, nonostante le difficoltà oggettive che noi possiamo avere. Per il resto non mi aspettavo nulla di diverso se non quello di impensierire il più possibile l'avversario. Ci siamo riusciti, è un po' di rammarico perché abbiamo sfiorato il gol del pareggio, abbiamo da recriminare su un netto fallo di mano sull'1-0. Magari la partita sarebbe dovuta cambiare, però di fronte a un 5-0 complimenti all'avversario e in bocca al lupo per la vittoria del campionato. Siamo arrivati alla conclusione, avete visto che trasmissione anche questa sera, piena di servizi e di filmati, che so che è quello che voi volete vedere, a parte sentire Giacomo Bevilacqua, non me. Naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per lunedì prossimo, ringrazio Alessio Grilli, allenatore del Maronalta, sperando che ti porti fortuna da adesso in poi, alla nostra trasmissione, come è già successo innumerevoli altre volte. Poi ringrazio Giacomo Bevilacqua, ciao Giacomo. Non mi ricordavo come ti chiami, capito? Ho avuto James Drinkwater. Ah già, ecco, James Drinkwater.
grande esperto di calcio, saluto anche Stefano Baiani che oggi non è con noi e lascio la chiusura di questa trasmissione ad Irene invitandovi su YouTube, sempre più numerosi, oltre 200 iscritti. Dal Quasar Village di Alera di Corciano avete assistito a Studio 90 lunedì. Seguiteci anche la prossima puntata che sarà lunedì 8 novembre. Vi ricordo la replica il martedì alle 14 sul canale YouTube Studio 90 lunedì. Buona serata a tutti. Quasar Village è a Corciano, Perugia, lo shopping village per acquisti, tempo libero e relax, con 60 negozi, aree bambini, campi sportivi, sempre aperto anche la domenica. Il Quasar Village di Corciano è una struttura tra le più complete a livello nazionale e ormai da oltre 10 anni il punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero a Perugia. Quasar Village, lo shopping del futuro e il tuo momento di svago. Vai su quasarvillage.it e scarica l'app del centro. Chi l'avrebbe detto mai, com'è volato il tempo, la vita forse va così, ti affianca e ti sorpassa, e tu che tiri dritto, ti sembra sempre di andar piano, invece insegui la tua strada, e sei arrivato fino a qui, ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato a guardare avanti, ed anche a chi mi ha fatto male, mi è servito per capire, grazie a chi mi ha detto no, ad un sorriso sconosciuto, ad una donna, ad un amico, e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. È una questione di ironia, se vuoi sdrammatizzare, e quando pensi di sapere, hai ancora da imparare, se corri arrivi più veloce, ma forse perdi delle cose. E quando credi sia finita, un'occasione nuova avrai, ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato ad andare avanti, ed anche a chi mi ha fatto male, mi è servito ad imparare. Grazie a chi mi ha detto no, al sorriso di un bambino, a una donna, alla mia sposa. Grazie a tutti che date vita alla mia vita, in questa favola infinita, che mi ha insegnato a guardare avanti, anche se ferito al cuore, mi è servito per capire. Grazie a chi mi ha detto no, alle sfide, alle salite, dalle mani di mio padre e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. Per quanto dato, quanto avuto, per quanto riso, pianto, sperato, per ogni giorno che ho ricominciato, per ogni istante regalato, voglio dire grazie a tutti.